Ciao a tutti quanti, ciao a tutti e benvenuti in questa nuova live dove oggi abbiamo come ospite sensazionale la carissima Gabrielle Croix, che è un canale che ho avuto la possibilità di scoprire praticamente da quando ho cominciato un po' a bazzicare su Twitch, soprattutto quando ho deciso di collaborare con sto stronzo che vedete di fianco a me. Ottima presentazione. E sono molto contento di averti qua oggi, Gabrielle, perché effettivamente parlare di cinema è qualcosa che sembra molto facile, perché è qualcosa che più o meno ci riguarda tutti quanti, visto che tutti quanti guardiamo film, tutti quanti guardiamo serie TV, tutti quanti crediamo di avere una buona opinione, comunque un buon, come si può dire, spirito critico riguardo a quello che noi guardiamo, e invece poi ci rendiamo conto che la maggior parte delle volte non siamo in grado di costruirci, diciamo, una critica così... anzi, molte volte noi facciamo una critica molto superficiale. Quindi sono molto contento di averti qui oggi, perché guardando anche un po' dei tuoi contenuti e poi avendo visto sia le tue dirette su Twitch che anche quello che tu ricaricavi su YouTube, sono molto contento di averti qua, perché soprattutto vedo che hai un ottimo bilanciamento fra quello che è un'ottima preparazione, un'ottima capacità di collegare, diciamo, le varie informazioni, i vari registi, i vari film, ma anche un linguaggio estremamente semplice, potabile e molto facile da capire, che sia comprensibile per tutti quanti senza per forza ricadere a quello che vuole fare la grande critica del cinema, che per forza deve sembrare qualcosa di estremamente astruso. Esatto, che non esiste più praticamente, se mai esistita. Sì, soprattutto qua in Italia mi sa che ce n'è stata veramente ben poca. E poi abbiamo il buon Rick, che sono contento che abbiamo qui oggi insieme a noi, in quanto non aveva niente da fare su questo canale. Peraltro, esatto. Fede, vaffanculo, io non ho mai sentito una presentazione così fatta a me da parte tua. Sei proprio una merda. Cioè, non ho capito, ma... Dai, allora faccio la presentazione anche a Rick. Allora, oggi siamo molto contenti. No, perché potresti fare soltanto dei danni. No, guarda, va bene così, come fatta, a posto. Ottimo. Non posso metterti le mani addosso perché sono a Torino, quindi bravo. Io domani torno, un mazzo tanto. Anzi, visto che ora io ho il potere, posso farti... queste sono le battute tristi che fa il buon Rick ogni volta. Quindi che torno a quella roadcaster dove te la metto. Ha visto che oggi ho il potere sulla roadcaster, credo che ne abuserò contro di te. Bene, allora lasciamo che un po' la gente entri. Intanto, se tu vuoi, Gabrielle, se vuoi esporre leggermente quello che tu tratti sul tuo canale Twitch, sul tuo canale YouTube, se vuoi presentarti brevemente. Ma in realtà, devo dire la verità, Fede ha fatto una super presentazione, ha detto un pochino tutto. Sì, io fondamentalmente sono una critica cinematografica e televisiva, quindi mi occupo di cinema e serie TV, mi divido un po' in due mondi, quella che è la parte tra virgolettone più istituzionale, quindi più redazionale, la facendo il lavoro di testata, attualmente sono anche caporedattrice su Lega Nerd, sì. E poi ovviamente c'è la parte più da content creator, dove mi diverto su quelli che sono i miei social, Twitch, YouTube, ultimamente sto sperimentando anche molto TikTok, ma cercando di fare sempre contenuti che riguardano il cinema e la serie, più magari consigli, pillole, curiosità, cose un pochino più così. Nell'arte del balletto non mi ci sono ancora cimentata, magari però più là, chissà. Quindi dici che un commento, che ne so, di c'era una volta in America facendo un balletto non è molto... Il buono, il brutto e il cattivo. Beh, in effetti, cattivo con la corsetta nel cimitero, guarda che quello non sarebbe male, bisogna pensarci. Bello. E quindi tu, diciamo, come hai deciso di approcciarti un po' a questa critica cinematografica su Twitch e soprattutto su YouTube? Perché non è facile riuscire un po' a creare la propria voce su un tema così discusso, su un argomento che interessa così tante persone, dove secondo me c'è il rischio anche di saturare effettivamente questo tipo di ambiente qua. E per carità, io sono il primo che quando esce un film o dopo aver visto un film si guarda veramente tante recensioni, perché voglio avere, diciamo, una prospettiva molto più ampia.
Però la maggior parte delle volte vedo che le persone parlano di cinema solo perché sembra qualcosa che per loro sia facile di cui parlare, perché alla fine basta sapere quel minimo di nozioni di sceneggiatura o sapere qual è la differenza fra una bella e una cattiva scena, fra una buona recitazione e una cattiva recitazione. Allora, non voglio ovviamente essere per nulla puntiglioso su questo, però visto che devo imparare anche da Rick, allora quasi quasi faccio quello leggermente più antipatico. E allora ti chiedo, che cosa vorresti fare tu o cosa stai facendo per cercare di distinguerti rispetto ad altre persone? Ma guarda, in realtà sul discorso che tu fai c'è un'enorme cosa da dire, che vai, vai. Effettivamente il cinema, così come le serie, sono qualcosa a portata di tutti, quindi come giustamente dici, tutti si sentono in diritto di dare la loro opinione. Certo. Che dal mio punto di vista l'opinione, certo, è sacrosanta, che è una cosa diversa però invece da una critica, una recensione, un'analisi fatta da una persona che io spero abbia un background di studi differenti. Io per esempio ho sempre voluto lavorare in ambito cinematografico, ho fatto l'università, l'accademia, tutte quelle po' di robe. Poi tra l'altro il linguaggio cinematografico e soprattutto quello televisivo sono linguaggi in continua evoluzione, cioè già quello che fruivamo noi 10 anni fa è completamente diverso, proprio la modalità, no, di guardare una serie è completamente diversa rispetto alla modalità di adesso, e si evolve anche la sceneggiatura, no, di sì, pari passo, così come la regia e l'approccio poi a tutta quella che è l'industria di fondo. Quindi una persona che fa questo lavoro, un giornalista, un critico, ha come primo compito quello di aggiornarsi, di studiare costantemente, e questo fa sì che anche la tua voce nel momento in cui ne parli deve un attimino calibrarsi, deve, sì, far sì che tu riesca a essere ascoltato, non dico da tutti, ma in base ovviamente alla piattaforma di riferimento devi riuscire a trovare quel linguaggio che riesca effettivamente a interessare le persone con le quali stai parlando, ti stai proponendo, senza però ovviamente usare, no, termini chissà quanto astrusi, concetti chissà, certo, quanto complessi, certo, che poi le persone ovviamente dicono vabbè mi stai super cazzolando, sì, morale della favola, sì, 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 cioè, sì, già con alcuni film è molto complicato effettivamente, no, riuscire a non super cazzolare. Perciò è un po' quello, cioè il lavoro di un critico, di un giornalista, di uno più o meno bravo, di una più o meno brava, è proprio quello di trovare, cioè loro dovrei, io dal mio punto di vista siamo un po' quella chiave di volta che serve per darti una lettura, una possibile lettura dei mezzi con cui approcciarti a tale film o a tale serie. Non è semplicemente l'opinione a caldo, che la può effettivamente dare chiunque, poi c'è chi parte per dei voli pindarici, no, sì, come usando terminologie come il famigerato buco di sceneggiatura, però io ho visto persone usare parole come il buco di sceneggiatura senza poi sapere delle differenze fondamentali all'interno di una sceneggiatura, quindi mi domando esattamente come puoi utilizzare il termine buco di sceneggiatura se effettivamente a stento sai come è strutturata poi una vera e propria sceneggiatura. Però quelle sono le opinioni e va bene, poi lasciano il tempo che trovano. Per me invece una critica, che sia scritta, che sia parlata, che sia live, che sia discussa, deve invece sempre avere delle basi solide, certo. Possiamo pure non essere d'accordo, la conversazione è stimolante proprio per questo motivo, possiamo anche non essere d'accordo, l'importante è che però io cerchi di contestualizzare sempre e comunque quello che ti sto dicendo, sia che si tratti di una critica positiva sia che si tratti di una critica negativa. E una cosa per me importante è farlo nel modo giusto in base al social di riferimento, cioè è ovvio che su YouTube magari utilizzo un linguaggio più, non dico più formale perché non è assolutamente quello, però magari un pochino più strutturato rispetto, certo, a quando sono su Twitch, che magari mi lascia un pochino più andare, sì, no? È molto più colloquiale Twitch, certo, sì, sì, certo, ovvio. Sì, 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 sì. Assolutamente. No, no, infatti. Ho risposto alla tua domanda. Ah, beh, sì, sì, assolutamente. Infatti, su questo, in realtà, vabbè, oggi parleremo di Eggers, parleremo quindi di questi tre film che devo dire, pochi registi sono riusciti a colpirmi come lui, soprattutto con tre soli film, e su tre film tutti e tre mi sono piaciuti. Raramente mi succede questa cosa qui. L'ultima volta che mi è successo è stato con Sergio Leone, per farti capire. E, no, perché ai tempi fossi vivo di Sergio Leone, però era giusto per capire. E allora mi volevo fare giusto due domande che escono leggermente fuori dal tema che volevo un po' porre oggi, mm-hmm. Ovvero, visto che mi hai un po' tu lanciato la palla su questo, ovvero come tu hai deciso di selezionare questo tuo pubblico,
visto che hai deciso di parlare con un certo tipo di linguaggio su un certo tipo di film e di tematiche, perché comunque tu non parli di ogni film che esce, magari su Twitch sì, però non parli di ogni film che esce su YouTube. Vedo che comunque tendi a fare un minimo di selezione. E poi anche che adesso ho appena dimenticato la seconda domanda, ma non importa, nel caso te la faccio più tardi. Intanto, se vuoi chiedermi un po', anzi, se vuoi rispondermi un po' a questa domanda, ovvero come cerchi un po' di selezionare il tuo pubblico? Di selezionare il pubblico in base alla tipologia di film che propongo, dici? Sì, sì, anche in base ai film che tu porti, che vuoi commentare, al linguaggio che tu vuoi usare. Ma guarda, di base in realtà c'è una... La verità è che quando si hanno tanti social hai difficoltà se una persona estremamente organizzata, magari con una mano, oppure quando sei da sola, come nel mio caso, più che selezionare dei film è quando riesco obiettivamente a tirare fuori un video su un film che io reputo interessante. Però d'accordo. Dire, so che è molto più semplice fare visualizzazioni e non penso che sia una cosa negativa, anzi. Però se parlo di un film della Marvel è estremamente più semplice, no? Fare delle visualizzazioni, questo è indubbio, però probabilmente in quel caso non ho degli stimoli, cioè non so che analisi farti obiettivamente di Spider-Man, se voglio trovare qualche cosa di più recondita, come mi piace a volte fare, no? Sviscerare un pochino il film, come generalmente faccio. Che bella parola che hai usato, che qua dell'icogito si usa tanto, sviscerare, brava, sviscerare. Dobbiamo farti un applauso solo per questa parola qui, brava. Come no, scusa Gabriele, cioè nel senso, parlando di Spider-Man si può sviscerare la caterva di bestemmie che emergono guardando, cioè nel senso è un tema, la blasfemia scatenata guardando l'ultimo Spider-Man, la blasfemia è un tema importante, cioè metacinema. Invece magari è già un The Batman, mi sono divertita un po' di più perché già c'è uno spessore, diciamo, più autoriale, completamente differente, quindi magari ecco, di base scelgo i film in base a quello che posso dire, tanto nel bene quanto nel male, perché poi ho portato anche, non so, ho parlato dell'ultimo di Scott, no? Sia di The Last Duel, che ho trovato un film straordinario, sia di House of Gucci, che ho trovato un monnezzone pazzesco. Però sappi, ecco, che così stai ferendo Rick, stai ferendo Rick con sì, queste parole. Ti è piaciuto molto House of Gucci, davvero? No, è piaciuto molto, cioè nel senso, io l'ho sentito distrutto da ogni parte, secondo me un po' troppa cattiveria, non è un film orribile secondo me. Adesso vabbè, ovviamente no, mentre ne parlo, magari monnezzone non lo dico, però sai cos'è? È che io l'ho trovato un po' come tutti i soldi del mondo, cioè poteva essere molto, soprattutto per come si approccia poi uno come Ridley Scott al cinema, poteva essere molto interessante la visione di una vicenda, no? Poi a noi così vicina, ma mi è sembrato che volesse prendere un po' troppa roba e girarla un pochino troppo a telenovela, che va bene nel momento in cui però non ti prendi sul serio, cioè se mi stai facendo un film che è un guilty pleasure dall'inizio alla fine, ci sto, che era quello che mi aspettavo da una Soft Gucci, anche per come era stato presentato. Poi insomma, gli anni 80 bene o male hanno sempre quel mood un po' alla Dynasty, no? Parliamoci chiaro. Però invece io ho trovato un film che un pochino voleva essere pretenzioso, cioè nel voler essere troppo serio, e non mi riesce mai davvero in quella serietà, anzi mi appesantisce. Poi fermo restando che io non ho apprezzato il lavoro, cioè sul voler giocare così tanto sugli accenti, che per me non gli è riuscita così bene, guardando le lingue originali. Allora quello... Certo, no, so, mi hanno detto che io l'ho visto in italiano, quindi io mi sono perso per strada quella salva roba lì. Però guarda che l'italiano, l'italiano si salva un sacco, immagino, secondo me, il film. Immagino, no, perché mi ha detto che è veramente una schifezza in inglese, quindi ah, sì? È una delle poche volte in cui ringrazio di aver visto il film in lingua, cioè in doppiata. Ma penso. Diciamo che, cioè nel senso, io appunto avevo letto delle critiche devastanti, sono andato a vederlo perché io non sapevo nulla di questa storia. Il film io l'ho sentito come un modo per dire delle cose usando la storia di questa famiglia, in un certo modo secondo me c'è riuscito a fare questo, poi ci sono tanti difetti, lo si vede, è un film che direi, cioè un film
mediocre, ecco, forse, bravo, forse questa, esatto, è la parola mediocre, che... sì sì, giusto giusto, è un film, sono quei mediocre film che, se proprio dobbiamo dare i voti, che è una cosa che io detesto, ma purtroppo Google è un infame, quindi quando scrivi le recensioni devi necessariamente usare la votazione, che è una cosa terribile soprattutto per un recensore, cioè nel momento in cui magari io sono una che scrive tantissimo, quindi ti faccio tutta una mega analisi, ma in realtà tu molto probabilmente, lettore medio, vai direttamente giù a vedere il voto, io ho vanificato tutto il mio lavoro praticamente, quindi purtroppo siamo un po' schiavi, però uno di quei film che va proprio, no, è proprio quella classica metrica che è sul 6, e quelle 5 e mezzo 6, no, quella sufficienza che te la do, perché in fondo comunque c'è un bel lavoro sui costumi, insomma la regia, per quanto poi non sia la grande regia di Scott, perché appunto prima facevo il paragone tra virgolettoni con The Last Duel, ma perché sono stati dei film quasi quella girati proprio in contemporanea, usciti, certo, vicinissimi, e secondo me nei film come The Last Duel Scott esce in tutto il suo grande splendore, invece certo, in pellicole più come House of Gucci sembra quasi che sia girando, no, con una mano dietro alla schiena, più perché si innamora di un'idea che della vera passione che ci vuole mettere poi nel fare un film. Sì, che poi è molto particolare, sì, vedere, sì, un regista che fa due film così diversi nello stesso anno, è molto particolare, cioè da questo punto di vista io non posso dire se altro che Ridley Scott dimostra una versatilità incredibile, che poi non faccia un film eccezionale sempre, come House of Gucci, ha una versatilità veramente assurda. E volevi aggiungere qualcos'altro, Rick, su questo? Su The Last Duel? No. Prego, no, è della Sdio, è bellissimo, sì, anche sì, quello sì. Però ho letto delle critiche che secondo me sono totalmente immeritate, ma va bene vabbè, così, ma questo, poi si fa questo, la sua idea. Sì, esatto. Sì, anch'io ho sentito delle critiche su The Last Duel che in realtà non capisco più di tanto, perché credo che sia la solita critica che si fa quando la trama è apparentemente semplice. È vero che questo stile di narrazione, quindi della stessa storia raccontata da tre punti di vista, non è la cosa più nuova che sia mai stata fatta dire di recente. Però io ho trovato, ed è questo che poi mi voglio ricollegare ad Eggers più avanti, ovvero non è l'archetipo che tu usi, lo stile di narrazione o la semplicità della trama in sé, ma come tu poi sei in grado di raccontarla, come sei in grado di narrarla. E io devo dire che The Last Duel, nonostante la sua apparente semplicità, secondo me è comunque estremamente lineare, è estremamente ben coordinato. E poi anche, cioè, scusami un secondo, anche tu Gabriel, cioè, credo che mi potrai dire qualcosa a riguardo. Dimmi quanto può essere semplice raccontare la stessa storia tre volte e comunque tenerti incollato allo schermo. Da questo punto di vista, io credo che sia molto difficile. E solo persone come lui sono in grado di saperti raccontare così tanti dettagli, mostrarti così tante prospettive su un singolo evento molto semplice, possiamo dire, però con una varietà così grande, soprattutto con una capacità registica, di ritmica, veramente incredibile. Che poi, anche fra l'altro, tema in più, secondo me, affrontare un tema del genere, che non so neanche se si può dire su Twitch, comunque un tema che poi viene affrontato nel film, non voglio neanche spoilerare più di tanto, però credo che, immagino, possiate capire, il tema principale su cui poi gira tutto intorno la storia, raccontato però in ambito medievale, credo che sia qualcosa anche di molto bello come messaggio messo da Ridley Scott. È secondo me è un bel messaggio quello che ha mandato, è una bella prospettiva. Secondo me la cosa più interessante del film sono appunto, no, le tre prospettive su cui si basa. Come dicevi tu, non è affatto facile, cioè non darmi mai la sensazione che sto rivedendo sempre la stessa cosa, perché non la stai rivedendo. C'è una sequenza bellissima secondo me nel film, che è la sequenza di un bacio, sì, quel bacio visto da tre punti di vista. È proprio l'interpretazione degli attori che cambia in quel bacio, e sì, in quel bacio, in quel semplice bacio, che è un bacio dato sulla guancia, poi sembra che sia dato un po' più vicino, poi sembra che sia dato in maniera completamente disinteressata, e ti fa capire come la realtà può essere alterata da tre punti di vista diversi, che partono per la loro visione del mondo e non hanno invece, cioè è completamente distorta, e tutto il dibattito che c'è sulla parola no, in realtà, no. No? Cosa vuol dire una parola, la parola come no?
c'è tutta, no, quella cosa, appunto, è molto medievale, la storia è vera, molto arcaica, del non mi concedo perché in realtà fa parte del gioco di coppie non concedersi, certo, ma in realtà vorrei un sacco essere corteggiata, vorrei un sacco, vorrei tantissimo concedermi fino a quando effettivamente non mi concedo, senza invece concepire che invece per quella persona non c'è nessun gioco, non si vuole concedere perché non vuole, punto e basta. Invece no, si torna dietro al discorso, vabbè, ma perché alle donne piace fare le preziose, è un po' quello che il film da un certo, cioè sono tante le cose che il film ti vuole comunicare, vuole farti riflettere anche su quelle che sono delle dinamiche sociali molto più contemporanee, e tu dici no, abbiamo fatto dei passi avanti, ma insomma ci sono alcune cose che sono terribilmente simili a come erano nel passato, così come difendo veramente l'onore di una compagna o piuttosto sto difendendo il mio orgoglio di uomo a cui, no, è stato fatto un torto, cioè è esatto. Quella la cosa interessante del film, certo, esatto, che abbiamo visto messo in scena gli Oscar peraltro esatto, eclatante. Su questo è interessante, mi è venuto in mente un pensiero mentre vedevo il film, che se questo film fosse venuto fuori nel 2011-2012 sarebbe stato prodotto da Harvey Weinstein sarebbe stato clamoroso. Decisamente clamoroso, sì è vero. Beh, effettivamente. No, sono molto d'accordo con te, Gabriele. Infatti, devo dire anche a me, è piaciuto veramente tanto. Ci sono molte sfumature dietro a The Last Duel che ho apprezzato veramente tanto. Bene, allora, se volete possiamo cominciare brevemente sull'argomento che avevo proposto oggi, ovvero parlare leggermente di Robert Eggers. Allora, volevo mostrarle qua leggermente la schermata, che... No, è un regista, diciamo, che ha molte ottime premesse, secondo me, in quanto su questi tre film che lui ha fatto, perdono, non ho messo lo schermo intero, su questi tre film che ha fatto, e poi anche mi piacerebbe sapere un po' tu, Gabriele, cosa ne pensi di questo nuovo progetto che lui ha in mente di fare di Nosferatu. Io sinceramente sono molto molto in hype, perché è un film che non mi aspettavo che ci fosse un remake, però effettivamente ne avrebbe anche un Ma po' bisogno. Tu li stai vedendo? Io ho un'ossessione, non so se si nota la mia ossessione, è una malattia probabilmente certificata questa ossessione per il mondo vampiresco, in particolar modo per Dracula, cioè proprio ho queste tre, c'è, cioè Murnau, c'è, cioè Browning e c'è Van Coppola, Helsing, vedo anche così. È Van Helsing? No, non è Van Helsing, questo è, no, quello in fondo dall'altra parte. Ah no, quello è sempre Gary Oldman. Questo è sempre Dracula, Gary Oldman. Ah, Gary Oldman, ok, sì, perfetto. Sì, okay, sono, ok. Sono uguali, in realtà sono uguali, solo in momenti diversi. No, c'è Dracula di Castelvania, tra l'altro. Quindi no, io sono super, cioè sarei curiosissima, fermo restando che non amo tutte le operazioni dei remake. Però sì, per esempio, se prendiamo il Nosferatu di Murnau e poi prendiamo quello che ha fatto a fine anni 70 Herzog con Nosferatu, cioè è proprio cambiare un po' anche la concezione, diciamo, politica quasi del film, è proprio il personaggio di Orlok, le intenzioni di Orlok. Poi voglio dire, Herzog, quello era un periodo in cui siamo quasi vicino alla caduta del muro, è un periodo molto intenso per la Germania, e c'è tutto questo grottesco romantico che viene messo poi nel personaggio di Orlok. Quindi sarei molto curiosa di vedere quello che potrebbe fare effettivamente Eggers, se glielo fanno fa sto film, perché è un pochino sfortunato purtroppo. Sì, infatti poi mi piacerebbe parlare di quali sono state alcune complicazioni durante la registrazione di The Northman. Sugli altri non conosco tanto purtroppo le complicazioni, però conosco un po' di dietro le quinte, ma di Northman so che sono state alcune complicazioni. Però allora mi viene da chiederti la domanda, visto che comunque mi hai mostrato i tuoi pupazzetti dietro, qual è il tuo film a tema vampiresco preferito? Te lo devo chiedere, visto che... Vabbè, allora, adesso darò una risposta. Allora, sicuramente se devo basarmi sulla qualità, è probabilmente... Sono un po' indecisa fra Nosferatu di Murnau, letteralmente, e il Dracula di Coppola. Ok. Però se devo dire un film sui vampiri che Quindi visto, non un Blade violentissimo. No. Se ho visto un film sui vampiri fino alla nausea, che secondo me è anche una buona trasposizione... Quella è Intervista col vampiro di Neil Jordan. Ah, cavolo. Sono una grande fan di Arise. Gabriella, da amante di vampiri, però, vogliamo parlare
di The Addiction di Abel Ferrara. Bello, molto particolare quello. Io l'ho adorato perché è stato il film che meglio di tutti è riuscito a esprimere un'idea che io ho sempre avuto, cioè che il vampiro in fin dei conti è proprio l'immagine della tossicodipendenza, cioè l'accostamento del vampiro alla tossicodipendenza in quel film ti mette talmente tanto anche a disagio, ti fa capire che il vampiro è un film io adoro Abel Ferrara, peraltro è un autore che mi ha sempre fatto impazzire, e quel film è pazzesco. E sì, poi visto che lo dicono anche in chat, l'hai visto What Do We Do in the Shadows, la serie? Lo amo, io cioè, nella prima stagione quell'episodio dove riunisce tutti i vampiri, dove io mi sono sentita tipo la festa del mio compleanno, dicevo al mio ragazzo, allora questo è quest'altro ancora, proprio come invasata mentale. Bello, che il genio di Taika Waititi, assolutamente sì, molto bello, super bello. Addiction, assolutamente sì. Cioè, a me piace molto poi quella visione, perché è una visione molto contemporanea del vampiro, che secondo me viene fatta molto bene anche in Lasciami Entrare, per esempio, sia nel libro che nel film, poi scandinavo, che è qualcosa di stupendo, ed è un po' riprende anche la visione, però era un pochino più politica sociale, che aveva King in Salem's Lot. Cioè proprio la visione più contemporanea, secondo me, che si potrebbe effettivamente avere del vampiro. Comunque The Addiction è molto molto bello, assolutamente sì, beh, proprio appunto, ma sai, poi tutta la cosa su l'ago, la puntura, e quindi il canino che penetra, e poi è anche l'ossessione, perché il vampiro è dipendente dal sangue, no? Quindi appunto l'addiction ancora di più, ed è un virus quasi che si trasmette, c'è anche quella concezione dello smetto quando voglio, ma in realtà no, non puoi, perché sei schiavo di quella cosa. Super, sì. Che poi c'è Christopher Walken, giusto? Sì. Ok, mamma mia. Se mi capita di vederlo, peraltro credo sia su Cili, c'è su Cili a noleggio, e forse c'è anche su Apple TV, non vorrei dire una cazzata. Ma ci sarà su Prime, TV, secondo me. Secondo me ci sarà su Prime. Su Prime non credo. Guardo subito, non credo. Guardo subito sull'applicazione. Ok, allora parliamo un po' di Robert Eggers. Cominciamo un po' a sviscerare questo regista qua. Giusto per farvi un minimo di contesto generale, Robert Eggers è un regista statunitense che il suo esordio è stato con The Witch, che devo dire è stato anche un grande esordio, e lui fa parte dello studio A24, che è uno studio che io ho scoperto di recente. Mamma mia, che è successo? Ah no, scusate, Rick che è svenuto. Ah, ok, beh, meglio ancora che è oh no, e finalmente gli è successo qualcosa di buono, e no, che no. Che fa parte dello studio A24, che è uno studio che io sto cominciando veramente tantissimo ad apprezzare, in quanto mi sono reso conto che c'è un certo tipo di impostazione che a me piace veramente tanto. L'unico che non mi ha convinto al 100% è stato, credo, The Green Knight, non vorrei sbagliarmi, credo che Green Knight sia parte sempre dello studio A24, però comunque sì. Per farvi un'idea, anche Ari Aster partecipa a questa stessa produzione. Robert Eggers, lui è sempre stato ovviamente molto, è sempre stato presente nella parte del cinema, però diciamo che le prime testimonianze che noi abbiamo sue sono di alcuni cortometraggi che sono riuscito a trovare su YouTube, come per esempio Hansel e Gretel, che è uno dei primi cortometraggi che si possono vedere, che è questo del 2006, che devo dire mi ha incuriosito molto. Non sono ancora riuscito a vedermelo tutto, però ovviamente c'è un tentativo di voler replicare i primissimi film anni 20-30, e devo dire che comunque sembra un progetto molto, molto interessante. Qua possiamo vedere magari qualcosa di molto grezzo di quello che poi sarà la filosofia di regia di Robert Eggers. Un'altra testimonianza che invece noi abbiamo, però voglio uscire dal video, è quella invece, se non mi sbaglio, di The Brothers, che è molto più recente, però nel mezzo, non vorrei sbagliarmi, c'è stato un altro cortometraggio, che è quello di The Telltale Heart, quindi che è un altro cortometraggio del 2008, ma quello più recente, che è stato un cortometraggio che ha pubblicato, che è stato reso pubblico lo stesso anno in cui poi lui ha pubblicato The Witch, e qua quindi riconosco uno stile di regia che riconosco poi nel film di The Witch.
Twitch. E fin da qua io devo dire, se poi avete la possibilità, tutti questi cortometraggi si possono recuperare su YouTube, e devo dire che danno già un'impronta di quello che è lo stile di Eggers, che devo dire è uno degli stili che io sto apprezzando molto di più. Perché? Perché riflette alcune cose che a me piacciono molto, ovvero non aver paura di avere un film con pochi tagli, di concentrarsi su una scena, di concentrarsi sulla ripetizione, sull'espressione dell'attore. E cosa che secondo me è presente in tutti e tre i film, ma soprattutto anche in The Northman, che poi riparleremo leggermente più avanti, ovvero un film dove ci sono queste mini monosequenze, dove ci sono queste lunghissime, quindi sequenze senza tagli, come se volessero essere, diciamo, una monosequenza, non aver paura di tenere un ritmo leggermente più lento, ma ritmo leggermente più lento ovviamente non vuol dire più noioso, vuol dire saper essere in grado di controllare il 100% la scena e quindi poi dimostrare e di creare ancora più pathos su quello che sta succedendo all'interno. E Robert Eggers, devo dire, è una delle cose che mi piace più di lui, e soprattutto è uno dei pochi dove vedo una grandissima eleganza e comunque bilanciamento in tutti gli aspetti che riguardano un film. Quindi di che cosa parlo? Di solito ci sono grandi registi che hanno un'ottima sceneggiatura, però poi hanno bisogno di grandissimo supporto da un punto di vista visivo, dal punto di vista di scenografia, di effetti speciali e tutto quanto. E invece da questo punto di vista Robert Eggers lo trovo una persona estremamente equilibrata, capiente, talentuosa sotto tanti punti di vista, perché per il momento non riesco a trovare dei grandissimi difetti nei suoi film. Certo, in tutte e tre le opere possono esserci delle parti che magari non ci fanno impazzire, ci sono delle cose che magari non apprezziamo particolarmente, ma in generale io lo trovo estremamente elegante ed equilibrato. E se io mai avessi la possibilità in futuro di prendere in mano una carriera del genere, credo che sicuramente prenderei come riferimento lui, in quanto riflette molto quelli che sono alcune mie preferenze. Tu invece, Gabriele, che cosa ti piacerebbe dire un po' come infarinatura generale su questo regista qua? Che cosa vorresti aggiungere? Non so se ti ho perso. Olè! C'è qualche problemino, eh? Allora, non so se sono io. No, è Gabriella. Devo farla uscire? Prova a farla uscire, Erika. È un momento bellissimo. Allora, mi sa che sono le cuffie di Gabriella, comunque. Allora, temo che ci siano dei problemi tecnici con Gabriella. Scusate, ragazzi. Se serve, magari io posso. Se ti serve uscire un secondo, posso farti uscire, sai, Gabriele? Lei mi sa. Sì. Non ti sentiamo, purtroppo. Però noi non ti sentiamo. È la tua l'ambulanza. Quando si mette a parlare Fede, succedono sempre danni tecnici. No, ma infatti lo sapevo che poteva succedere qualcosa, effettivamente. Intanto, anche la tecnologia. Esatto, intanto ne approfitto per ringraziare tantissimo tutti i sub che ci sono stati adesso. Quindi. Grazie mille a tutti quanti, ma non ho capito a un certo punto cosa è successo. Allora, ditemi se adesso si sente. Oh, ora ti sentiamo. Ok, perfetto. Ora ti sentiamo. Niente, ogni tanto le mie cuffie si scollegano per non so quale oscura ragione e mandano, è come se andessero in stand-by e mandano in pappa tutto quanto. Ah, okay. Ho capito. So sorry about that. So sorry. Ci siamo. Non so se ti sei persa qualcosa o se vuoi dare un po' un tuo parere generale. Allora, no, in realtà credo di averti sentito fino alla fine, più o meno, cioè okay. Quando parlavi del fatto che se mai dovessi intraprendere una carriera del genere, probabilmente prenderesti Eggers come punto di riferimento. Sì. Ok. In realtà io sono abbastanza, cioè sono completamente d'accordo con quello che tu hai detto, cioè è molto difficile trovare comunque un autore che faccia un esordio come quello di Eggers e che mantenga l'asticella alta come ha fatto Robert Eggers per tre lungometraggi. Ah, sì. Tra l'altro tre lungometraggi che non si muovono
quasi mai, dico quasi solo per The Northman, perché magari può essere quello leggermente più accessibile al grande pubblico, sì, senza però essere un film dominato dalle leggi della, del commerciale o del blockbuster, ovviamente, però non si muove mai in comfort zone, perché anche un The Witch, che è particolarmente amato, è comunque un film molto articolato, sì, che si muove su diversi piani interpretativi, tant'è che ci sono, anzi ci sono tre grandi rappresentazioni di The Witch simboliche, ma dove Eggers non ha mai detto qual era la sua rappresentazione. Lui ha sempre detto: mi piace che sia il pubblico poi a tirare ovviamente le somme di tutto quanto, io semplicemente volevo raccontare questa storia, volevo raccontare più che altro una storia di streghe da un punto di vista cristiano, sì, cioè, certo, così come la visione cristiana era del 1600, facendo 1600-1640, facendo riferimento ovviamente a tutti quelli che sono stati poi i processi di Salem. Tra l'altro anche il fatto che lui abbia scritto The Witch proprio in quel modo, con le due V, sì, era proprio come si scriveva poi all'epoca, perché nelle tipografie in questo modo non dovevi comprare un altro carattere che era la W, ma andavano in economia e usavano la V normale, usandola due volte lì dove c'era bisogno della W, molto, molto semplicemente. Quindi ha cercato di mantenere fedeltà anche da questo punto di vista. È uno che è un nerd della storia, letteralmente. Cavolo, si vede. Definirlo così. È uno che ci mette veramente tantissimo, e secondo me una cosa molto interessante di Eggers è il suo background da scenografo. È un po' come nel caso di Guillermo del Toro. Si vede che Guillermo del Toro ha cominciato come make-up artist e prop artist, perché all'interno dei suoi film la componente del mostruoso e del prop è estremamente importante, diventa poi, no, fulcro quasi della pellicola. Idem in Eggers, se ci pensate agli ambienti esterni in The Witch e in The Northman, interni in The Lighthouse, sono letteralmente personaggio. Cioè in The Witch quella foresta respira, noi sappiamo che c'è qualcosa in quella foresta senza mai realmente vederlo. Eggers è straordinario da questo punto di vista, cioè l'ambiente, la natura. Infatti i suoi film si concentrano molto sul conflitto uomo-natura. Non sorprende che Hansel e Gretel sia stato uno dei suoi primi cortometraggi. Poi alla fine hai proprio questa concezione dell'uomo che cerca di dominare la natura, ma poi alla fine viene dominato, come giusto che sia, dalla natura, e a volte diventa un tutt'uno. Sì. Come anche un po' si vede poi in The Northman, secondo me, o come Thomasin in The Witch, poi nella scena del Sabba entra in totale comunione ovviamente con quelli che sono gli elementi più spirituali e magici del mondo naturale, ecco. Io non so cosa ne pensate, però una delle cose che in The Northman un minimo mi ha deluso è proprio questo, mm-hmm, aspetto. Cioè, mm-hmm, in The Northman l'interazione dell'ambiente è molto molto tralasciata. Io una cosa che ho amato soprattutto in The Lighthouse, per gli ambienti stretti, per questa claustrofobia, per la presenza che senti costantemente, per l'ambientazione che ti sta addosso, ok, letteralmente. Poi anche in The Witch questa cosa è fortissima. Ecco, io in The Northman, anche se il potenziale era enorme, cioè c'era un potenziale enorme per sviscerare e raccontare questo aspetto, io l'ho vista molto molto tralasciata. Secondo me questa è una delle cose che mi ha proprio fatto un po' storcere il naso. In chat fanno, mm-hmm, un esempio che io adoro, Valhalla Rising, che, certo, è una storia che va in quella direzione, e lì in quel film, peraltro con un budget molto minore rispetto a quello di Northman, si vede proprio la potenzialità dell'ambiente in questo tipo di mitologia, che è fortissima. Qui non so perché, non so se sia dovuto a un fattore di magari un casino successo con la pandemia oppure altro, però l'interazione con l'ambiente è molto molto messa da parte, peccato. Mm-hmm. Sì, potrebbe essere che effettivamente, essendo un ambiente meno claustrofobico anche rispetto a quelli che tu puoi notare in The Witch e in Northman, in The Lighthouse, in Northman c'è questa sensazione di voler ampliare gli spazi, c'è questa, ma forse effettivamente ci sono dei set che comunque non sono piccoli, non sono neanche grandissimi. Forse qua la storia magari si concentra ancora di più sul destino che sul rapporto con la natura in questo ambito qui. Magari comunque lui lo voleva raccontare in qualche modo.
vai, dimmi. Io più che altro con la natura interpreto un po' quello che c'è il rapporto col mondo più animale, perché sì, lui alla fine diventa quasi un tutt'uno, perché poi anche quello, sì, da un punto di vista mitologico, no? E lui è quasi un orso, un lupo, anzi un ragazzo sul mio canale, io effettivamente questa cosa non la sapevo, mi diceva che alcuni di loro assumevano sostanze proprio per caricare, no? Dopare quasi il fisico, assumendo poi queste sembianze quasi animalesche, perché con un Fenrir. Una cosa che a me è piaciuta moltissimo nel personaggio di Skarsgård, mi ha ricordato per esempio il lavoro che fa Landis sul licantropo, perché ci sono alcune cose nel suo corpo che sembra quasi che lui stia trasmutando, cioè cambia lui in maniera molto molto violenta, molto possente. Poi sono d'accordo sul fatto che effettivamente rispetto al lavoro che fa con l'ambiente in The Witch and the Lighthouse, in The Northman un pochino si perde proprio per la questione degli spazi, probabilmente perché bisognava ampliare tutto, no? La questione del viaggio, probabilmente quello anche del budget più elevato, che quindi un po' ti porta ad allargare un pochino il tutto, quindi secondo me quello è effettivamente un fattore che un po' si perde, magari a favore più di una questione, diciamo, molto più mitologica, molto più spirituale. In fondo l'animale, se uno ci pensa, quasi tutti gli animali che si vedono in The Northman vengono associati ovviamente agli idee di riferimento, per dire, quindi magari anche un pochino quello, giustamente come stavi dicendo anche tu Fede, si concentra molto sul destino, siamo fautori o meno del nostro destino, è molto omerico da questo punto di vista, secondo me, The Northman, no? C'è tutta quella parabola dell'eroe il cui destino viene tra virgolette deciso dagli dei, perché muori magari da giovane però con grande gloria, oppure sì, puoi fare una lunga vita però poi nessuno si ricorderà di te, fondamentalmente non sarai niente. Sì, poi anche ricordiamo che The Witch è costato tipo 20 volte meno rispetto a The Northman, quindi 4 milioni è costato. Esatto, sì, The sì, Witch, 4 milioni. Quindi diciamo che posso capire anche secondo me anche comunque la maestria di riuscire a creare una storia, un'ambientazione così tanta claustrofobia, ma comunque interazione con la natura con un budget così limitato, perché possono sembrare tanti soldi, certo, ragazzi, 4 milioni, no, ma vi posso assicurare che per fare un film di quel tipo vuol dire veramente gestire tutto al massimo. Volevo aggiungere qualcosa tu, Rick, o mi sbaglio? No, in realtà. Volevo fare una battuta cattiva sul fatto che ci sono comunque persone che si trasformano sempre in animali tipo Adinolfi, ma non la farò questa battuta. Però il problema è che lui non la fa in modo così elegante. È una storia un po' scontata. Però non la fa in modo così elegante, secondo me. Cioè, la gobba ce l'ha magari un po', però non è così elegante. Devo distruggere la Seconda Repubblica. Così. Per quanto riguarda invece The Witch, parliamone un po', quindi andiamo leggermente in ordine cronologico, proprio anche come abbiamo appena detto, è il film che ha il budget più basso rispetto agli altri, ovviamente anche essendo un esordio assolutamente ha molto senso, e in più anche noi guardiamo un grandissimo esordio di Anya Taylor, che devo dire mamma mia, ovviamente attrice che ho scoperto anche io grazie a questo film, che poi ho rivisto molto volentieri anche nella Regina di Scacchi. Devo dire che lei nella sua parte mi è piaciuta veramente veramente tanto, e sta diventando un po' la pupilla di Eggers, e mi sembra che comunque lei sia molto contenta di lavorare con un regista come lui. Deve diventare molto piccolo per diventare la pupilla di Eggers, peraltro, cioè nel senso può diventare l'iride. Fai un tutunz. Sei un pezzo di merda, invidioso. Ne posso approfittare invidioso. Adesso! Invidioso. Io posso toglierti dalla live, guarda, posso toglierti dalla live. Ciao. Grazie. È andato, ciao. Grazie. Molto, molto, molto gentile. Vedo che sai gestire benissimo le critiche. Bella lezione di stoicismo, sto cazzo. E riguardo al film The Witch, che è quindi del 2015, devo dire che uno dei tanti lati positivi che ho notato di questo film qua è la mancanza completa di alcuni stereotipi che ci possono essere in tantissimi
film dell'orrore o film di tensione, ovvero l'assenza di jumpscares. È una che cosa bello. Che è bello, bellissima, cioè, meravigliosa. Sembra che stiamo chiedendo tantissimo, cioè, invece nel senso non è che ci voglia così tanto, però al tempo stesso lo posso capire, perché un regista voler fare un film dell'orrore o comunque di tensione ma senza usare questo jolly, che è quello del jumpscares, è molto più difficile, perché vuol dire che allora tu devi giocare un po' la tua regia su altri tipi di trame, su altri tipi di sensazioni, su saper costruire un clima di tensione tramite la vera performance oratoriale. Scusami? Devi saper scrivere. Ah, la giusto! Vabbè. Devi proprio saper scrivere. Vabbè, Gabriele, dettagli. e quindi è una delle cose che veramente ho apprezzato di più di questo film, soprattutto perché si gioca... Come altri film che però adesso ci devo anche un attimo pensare a quali altri film potrei un attimo ricollegare, ovvero a riuscire a raccontarti una storia dell'orrore di tensione veramente solo tramite le performance attoriali, anche la musica secondo me aiuta veramente tanto nel immedesimarti all'interno di questa storia qui, e poi anche devo dire la semplicità e quasi la ripetizione tra il passare del giorno e della notte, però con ogni giorno che succedeva qualcosa di sempre più strano, credo che fosse molto più che sufficiente per creare quel tipo di tensione lì. E soprattutto, se voleva cercare di ricreare un po' quell'ambientazione, credo che era ambientato forse nel 1600, sai che adesso non mi ricordo? Sì, nel 1600. Nel 1600. Credo che anche l'uso minimalista di musica e l'uso veramente di una regia molto più semplice, basata anche su molti campi larghi o comunque su soprattutto giochi di luci senza usare tagli molto netti, quindi cambi di inquadrature molto veloci, ti aiutavano ancora di più a immedesimarti nella scena, proprio ti sembrava di essere all'interno di quella scenografia, all'interno di quella scena, ed è una cosa che ovviamente è molto difficile da gestire, che però io ho veramente apprezzato veramente veramente tanto. Infatti non mi ha stupito il fatto che la critica abbia acclamato tantissimo questo film. Poi se ci sono altri aspetti che tu vuoi commentare riguardo, Gabrielle. No, ma sai, un po' è già detto tutto, in realtà è un film che si muove soprattutto, cioè un film che non è che ti dà la paura attraverso appunto lo spavento, il jumpscare, ma quanto più una costruzione, cioè un film dove parla l'ambientazione, un film, certo, dove parla la suspense. La scena nel trailer si vedeva di Thomasin che gioca con il fratellino che a un certo punto sparisce, c'è proprio quella ripetizione, sì, classica, lei che per tre volte fa il bubusette, sì, una volta non lo vediamo, poi due volte lo vediamo, alla quarta volta il bambino sparisce, tu sei consapevole che sta per succedere qualcosa, sì. Ovviamente lì la bravura è proprio nel cercare di portare allo stremo quel tipo di suspense, quel tipo di esaltazione poi della drammaticità che stai vedendo in quel momento. Poi c'è tutto un riferimento più simbolico, perché lei la prima volta si gira verso sinistra e quindi ovviamente la sinistra viene associata al maligno, male, poi sì, per tre volte la Trinità, tre volte il bambino c'è, alla quarta volta che quindi vai al di fuori della Trinità cristiana, il bambino sparisce, ti giri nuovamente verso sinistra, quindi il maligno, è l'entrata della foresta dove lei va, cioè loro sono consapevoli in realtà di entrare nella foresta, e la foresta è questo regno magico, mm-hmm, che al tempo stesso è anche il regno proibito, dove loro vanno, e più entrano nella foresta più si perdono in realtà, più sprofondano in quella che poi è il peccato insito in ognuno di loro, eccezione fatta per Thomasin. Thomasin è l'unica che viene additata costantemente di essere una strega, però fino alla fine, fino a quando poi non accetta quel compromesso, è l'unica che non pecca, perché il fratello mezzano rappresenta la lussuria, la madre rappresenta l'invidia, i due gemelli insopportabili rappresentano l'accidia, cioè tutti peccano in un modo, il padre e la superbia, tutti peccano in un modo o nell'altro, lei che infatti viene sempre rappresentata con questa luce incredibilmente pura, no? Angelicata, lei è l'unica che fino alla fine cerca di resistere, quando poi è completamente distrutta e sfibrata da tutto quello che è successo, no? A un certo punto ha pure quel momento di grande razionalità, perché poi secondo me la cosa bella di The Witcher è proprio questo, il fatto che gioca sia su un piano religioso e superstizioso, ma anche su un piano molto razionale, perché uno dice, ah vedi, te la sei cercata così colà, lei però
glielo dice al padre: guarda che se noi stiamo raccogliendo tutta questa miseria è perché tu te ne sei voluto andare, tu non sei capace a coltivare la terra, non abbiamo niente, ti rendi conto che questa terra è sterile, non è fertile, quindi comunque non possiamo produrre, è ovvio che tutto quello che è intorno a noi sta marcendo. Tant'è che c'è poi una spiegazione molto più razionale a tutto questo, che è la muffa da segale, sì. Come se loro sono stati avvelenati da quella muffa, quindi tutto ciò che vedono è un'allucinazione, a tal punto che quando lei si accascia si può quasi pensare che lei sia passata oltre in realtà, e poi è con la mente che va altrove, con tutto quello che ovviamente il dialogo con Black Phillip e con l'entrata nella foresta, ecco. Quindi il discorso è anche quello, è straordinario come lui sia riuscito, no, a inserire diverse chiavi di lettura e a farti... Sei anche un po' tu, no? Che poi decidi di dare la tua interpretazione, ma il modo in cui inserisce tutti questi simboli e anche il modo in cui lui inserisca l'arte, per esempio, c'è Mantegna, c'è letteralmente il Cristo morto a un certo punto, il fratellino che è in estasi, no? E sembra letteralmente il Cristo morto, sì. È un ritratto, anche l'ultima cena, loro sono messi un pochino, no? In quel tipo di posizione, come viene ripreso il padre a un certo punto, i colori, le luci e le ombre, che riprende poi anche in The Lighthouse, molto più caravaggiesche, cioè incredibile il lavoro che fa da questo punto di vista Eggers, cioè una ricercatezza immensa, veramente molto molto importante, e già solo in un solo film c'è già tutto questo, ed è un film sulle streghe, se vogliamo essere proprio spiccioli spiccioli, molto molto semplice anche, no, nella sua essenza, ma è qualcosa che ti rimane addosso. Qualcuno lo scriveva in chat, cioè non è quella cosa che ti spaventi per una frazione di secondo, è una, esatto, sensazione di malessere, di marcio, ti rimane, che ti, sì, rimane, ti rimane sulla pelle, assolutamente. Questo, questo un po' aspetto, questo Ari Aster. Questo è un aspetto interessante, perché sì, beh, qualcuno citava anche Midsommar, infatti, certo, io ho sempre trovato, io ho sempre detestato la filosofia del jumpscare, perché il jumpscare, mm-hmm, in realtà è una paura consolatoria, cioè se tu hai a che fare con un film da jumpscare, quindi come The Ring, The Call, The Fond, tutti quelli che sono venuti fuori nei primi 10 anni dei 2000, che hanno, sì, 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 reso l'horror una caricatura, il fatto è che tu vedi un film, sai già che avrai lo spavento e poi il momento di rilassamento, questo è consolatorio, certo, perché in realtà la paura nella vita non è affatto così, la paura nella vita è una cosa che monta piano piano, che viene costruita mattoncino su mattoncino, e il motivo per cui un film come The Lighthouse o The Witch ti resta dentro, che ti sia piaciuto o meno ti resta dentro, che non c'è nulla da fare, è proprio il fatto che la paura che viene descritta lì è molto molto più vicina alla paura che noi esperiamo nella vita, nella vita reale, fatta di momenti in cui, oddio, spavento, sì, poi, cioè, nel senso, magari accendi la televisione e vedi qualcosa che ti spaventa, così succede molto spesso, però in realtà la paura più che altro è proprio un leitmotiv di una buona parte della vita, e quindi ed è quello che aveva capito Hitchcock, per dirne uno, cioè nel senso da Notorious a Psycho, in realtà il jumpscare non c'è, esatto, mai, ed sì, è, cioè, beh, ma infatti questi registi, Hitchcock è il maestro migliore che si possa avere dal punto di vista della suspense, non a caso, perché sapeva proprio creare quel tipo di drama, giocava poi un sacco con lo spettatore, no? Cioè l'ironia drammatica, tu spettatore sai già qualcosa che il protagonista non sa fino alla fine, e ti senti anche in quella condizione di impossibilità, cioè vorresti in qualche modo contribuire, dire al protagonista, la protagonista scappa, no, vai dall'altra parte, mettiti in salvo, perché tu lo sai già quello che c'è magari dietro una porta, quello che si nasconde nel cortile o chissà dove, ma non puoi aiutarlo, ed è quello che succede, come giustamente dicevi tu, nella vita di tutti i giorni, no? Quando sei in quella condizione quasi di freezing in cui non puoi aiutare qualcuno sebbene tu sai quello che sta succedendo in quel momento, non so, ma pensate di essere al telefono con una persona che viene aggredita, cioè, ma cosa puoi fare?
cioè più che vivere la sua paura e provare, ma non puoi fare niente, sei impossibilitato dal fare qualcosa. Qualcosa che può effettivamente capitare, no? Quindi è interessantissimo ed è molto molto più efficace, anziché appunto, no, il bu, che sì, il bu per 5 secondi e poi però bu buonanotte, è finita, letteralmente finita, no? Non ti rimane più niente. Aster è un altro che secondo me, come dicevamo prima, è straordinario. Per me anche Hereditary però è così, cioè Hereditary a quei 40 minuti, tra l'altro il silenzio, mamma non esiste mia. La colonna sonora, mamma mia, ci sono quei 40 minuti di senti solo il tuo cuore. Io mi ricordo al cinema, sentivo solo il mio cuore che continuava a battere, basta. Ah, tu l'hai visto al cinema, cavolo. Io l'ho visto in televisione. Deve essere molto interessante. Sì, l'ho visto in sala. Deve essere molto interessante. Poi sei completamente... Hereditary è un film incredibilmente buio, a differenza poi di Midsommar, che è tutto girato con la luce del sole. Ed è incredibile. Hereditary è uno di quei film che io... mi ricordo, credo di aver immaginato Toni Collette sopra il mio letto, non so per quante notti. Cioè, non c'era un rumore. Non c'era un rumore in quella scena. Era tutta immaginazione, una cosa agghiacciante. Ti ricordi, Fede, l'abbiamo visto a casa mia? L'abbiamo visto insieme. Cioè, in quella scena lì mi ricordo che ci siamo guardati e ho detto: oh, porca vacca. Un'altra scena magistrale, sì. Ecco, è una delle scene che mi ha più disturbato nella vita, che è una scena di una semplicità mostruosa, è in Strade Perdute di David Lynch, quando loro si svegliano, vanno nel salotto e trovano la VHS, e nella VHS quando la guardano ci sono loro che dormono. Mamma quella mia. È una scena di una genialità, è di una inquietante genialità nella semplicità, che è proprio, ecco, vedi, io venerdì sera farò una live sull'horror, ok, inteso sia in letteratura che nel cinema, farò tante citazioni. Una delle cose che in questi giorni, raccogliendo un po' di materiale, proprio mi è molto chiara, è che padroneggiare la paura è una cosa che ti mette di fronte a delle cose molto oggettive. Cioè, quella scena di Strade Perdute è oggettivamente uno degli archetipi che ci spaventa di più, il fatto di essere osservati nel momento di maggior fragilità, che è il sonno. Quella scena io me la ricordo, io quando l'ho vista mi è corso un brivido lungo la schiena, perché tu ti immedesimi e dici: cazzo, ma se sta roba succedesse a me come reagirei? Cioè, io freaking out, come si suol dire in questi casi. È devastante. Quindi credo che Eggers sia un maestro in questo, e si vedono appunto il tocco di autori come Hitchcock e Lynch nei suoi film in maniera chiarissima. Sì, concordo. Guarda, secondo me in The Lighthouse c'è anche molto di Bergman, perché nel modo in cui insiste solo su due personaggi, per me è un altro, oltre, vabbè, The Lighthouse è un film che prende praticamente tutto dall'espressionismo tedesco, però da quel punto di vista, da come si muovono i personaggi, prende un sacco anche da Bergman, veramente, veramente tanto. La cosa più bella che ho scoperto con The Lighthouse, che è un film che ho adorato, io ti ricordo che ho fatto un intero video sull'urlo finale, su come è costruito l'urlo finale che è una roba incredibile. Però io poi ho riso un casino quando ho scoperto che Robert Pattinson in realtà sul set era vestito come Super Mario, perché di fatto lui i colori che avevano erano quelli di Super Mario. Io quando ho visto la foto a colori di Robert Pattinson ho detto: no, questo doveva essere un film di Super Mario, questo. è bellissimo. Perché quando poi si converte, diciamo, la pellicola in bianco e nero, a noi sembra che quindi tutte le tonalità siano uguali, ma in realtà, se vuoi creare i chiaroscuri che ti interessano, a volte la scena che tu registri a colori e poi la converti in bianco e nero, devi mettere di colori che non c'entrano assolutamente nulla. Sì, è vero. Questo era un trick che usava tantissimo Bava prima ancora di diventare regista, quando faceva make up per esempio in Vampiri degli anni 60. Sì. Cioè quella scena dell'invecchiamento all'improvviso che usa un colore ultra sì. Però lui usa, lei è stata truccata con due colori diversi in modo tale che in base a come cambia la luce all'inizio sembra giovane, poi invece vengono evidenziate tutte le rughe d'espressione. È una roba assurda, cioè semplicissima, ma in realtà ha tutta una sua complessità di fondo incredibile. E bene o male il trick usato è lo so, poi vabbè, insomma, Bava se ne inventava di ogni per dare, ovviamente, no, per far sembrare qualcosa di incredibilmente realistico, in realtà era qualcosa di molto più piccolo, no? Incredibile. No, infatti è una cosa che mi ha sempre affascinato tantissimo
diciamo, le vecchie strategie che hanno utilizzato per fare i primi effetti speciali. Se pensiamo, che ne so, tipo a film come Metropolis, dove per rappresentare delle scene con delle persone all'interno di una scenografia utilizzavano questi specchi, dove praticamente riflettevano un gruppo di persone molto molto lontane, però la scenografia era davanti allo specchio, quindi era questo specchio che era ritagliato esattamente come una forma che poi tipo, esatto, rappresentava un pezzo di strada. Ci sono delle cose assolutamente assolutamente geniali, e devo dire che nonostante magari The Lighthouse da un punto di vista tecnico magari non sia stato ovviamente la più grande rivoluzione, perché comunque diciamo si trattava principalmente, anzi si tratta di un film registrato digitalmente, però con ovviamente delle tecniche particolari. La cosa che, se volete saltiamo allora direttamente a The Lighthouse, la cosa che ho amato tantissimo è la scelta coraggiosa di proporre nel 2019 un film con un formato quadrato praticamente perché bellissimo, può sembrare qualcosa di semplice, vabbè fai un film a formato quadrato, ok d'accordo, però ti cambia completamente tutta la fotografia. Però è geniale al tempo stesso, perché se tu vuoi creare questo senso di oppressione, questo senso claustrofobico, il formato quadrato è perfetto, perché da qualsiasi parte tu ti guardi, come in un faro, effettivamente, tu hai la stessa distanza intorno a te. È come se fosse una stanza con dove le pareti sono tutte alla stessa distanza, e quindi credo che già da lì ci sia stato un approccio molto coraggioso. Infatti per questo possiamo dire che forse sia stato... diciamo il film più, non voglio dire più sperimentale, perché magari sembra quasi che sia un regista ancora molto inesperto, però magari possiamo dire che The Lighthouse sia stato quello più avventata come scelta. Poi fortunatamente, grazie alla presenza di Pattinson, che si è dimostrato nuovamente un grandissimo attore, infatti mi dispiace ovviamente che alcuni ancora non riescano a considerarlo quello che è in realtà, e grazie alla presenza di Willem Dafoe, che ha fatto una performance straordinaria, vabbè, io non so neanche quanto sta lavorando quell'uomo, perché cioè, negli ultimi anni io non ho la minima idea di quanti film abbia fatto, ma ogni volta si dimostra quasi una piccola garanzia. E in The Lighthouse io ho amato la scelta coraggiosa, quindi di usare il bianco e nero, dello tipo di fotografia, e soprattutto anche dei dialoghi che secondo me, per quanto siano in alcuni momenti possono sembrare deliranti, possono sembrare assolutamente, come si può dire, qualcosa di naturale, però c'è una costruzione dietro che ho apprezzato veramente veramente tanto, e che solo tramite i dialoghi, anche senza le musiche e tutto quanto, già solo tramite le loro discussioni tu noti questo senso di disagio fra di loro, fra questo senso che ti danno di pochissima fiducia, di paura che l'altra persona lo voglia accoltellare da un momento all'altro, per paura che sia lui quello che sta mandando tutto quanto a quel paese, che solo tramite i dialoghi, io devo dire, anche lì ha fatto secondo me un ottimo lavoro Eggers. Sì, sì, c'è una complessità in tutto. Lì, in questo caso, c'è l'ambiente, ci sono gli attori, c'è la musica, c'è la sceneggiatura. C'è veramente, secondo me è anche giusto usare la parola sperimentare. Comunque usare, è indubbiamente The Lighthouse il suo film più ambizioso e il suo film più complicato, perché stai osando veramente tanto, veramente tanto. Infatti The Lighthouse venne presentato a Cannes, ma non nel concorso di Cannes. Sì. Venne presentato in una delle sezioni parallele di Cannes, la Kenzen. Tra l'altro io per The Lighthouse mi sono svegliata alle 5 del mattino, messa in fila alle 6 del mattino per vedere il film alle 8, tra l'altro in un inglese grezzissimo, sottotitolato in inglese e in francese. È stata però un'esperienza incredibile. Poi l'ho rivisto anche il film, però è riuscita a tenermi incredibilmente sveglia, il che ce ne vuole dopo che stai già una settimana a Cannes e fai questi orari veramente folli, veramente. Però era, cioè, non riuscivi a credere ai tuoi occhi. Da una parte, come dici tu, hai questa sensazione di disagio costante, perché ti senti in imbarazzo, tu vivi il loro imbarazzo, lo stai vivendo anche tu. Dall'altra parte è pure questa cosa del che cazzo sto guardando, ma che sta succedendo, cioè è vero, non è vero, abbiamo già perso il lume della ragione dopo nemmeno un quarto d'ora di film praticamente. Poi anche tutto lo scambio dei nomi è anche super interessante. Cioè, è davvero un film dove penso che sia veramente il suo film più importante, The Lighthouse. Infatti per me è, per quanto poi sia super affezionata a The Witch, perché The Witch mi ha colpito in una maniera particolare, però
The Lighthouse, letteralmente. Ma infatti notavo pure il sondaggio, il film che più si ama nel momento in cui ami un regista come Eggers, non puoi non amare soprattutto The Lighthouse, perché capisci tutto l'impegno di un autore e quanto sta rischiando un autore nel fare come opera seconda quella tipologia di film con due grandi attori, e lascia poi anche a Dafoe, che comunque Dafoe si è sempre prestato per opere particolari, ma anche a Pattinson, che voglio dire ha sempre, no, dopo Twilight, Pattinson ha capito che doveva puntare sul cinema d'autore. Cronenberg se l'è preso, se l'è cullato, e poi tutti gli altri hanno fatto appresso, giustamente, anche, certo. Giustamente. E comunque dare è un atto di fede quando fai un film come The Lighthouse e decidi di seguire un regista in una missione letteralmente suicida. È un atto di fede quello che tu stai facendo in quel momento, perché può andare tanto bene quanto può andare male, soprattutto su come riesce poi a recepirlo il pubblico. È un film che ti strega, cioè è un film dove è proprio la ghost story che però vive di quello che è l'espressionismo tedesco, no? È proprio, non mi soffermo all'impressione, perché sì, era così che nasceva l'espressionismo. Io devo assumo, digerisco e rigetto fuori, ed è proprio questo quello che fa The Lighthouse, secondo me. Cioè non si ferma all'impressione, va ben oltre, ed è un'allucinazione costante, ed è straordinario, veramente straordinario. Tra l'altro l'informazione più essenziale di questa dissertazione è che abbiamo capito che Gabriella alle 5 di mattina andava a Cannes. Noi ci dissociamo, non andate a Cannes alle 5 di mattina, ragazzi, alle 5 di mattina, mamma assolutamente mia. Neanche alle 8, ma infatti, magari alle 10, sì. Infatti quest'anno rinuncio, quest'anno rinuncio. Beh, cavolo, però deve essere interessante fare questa esperienza almeno una volta, sì. Ma secondo me è super bello quando sei uno studente. Io infatti mi sono molto goduta i festival quando ero studentessa. Nel momento in cui diventa il tuo lavoro, hanno delle tempistiche che spesso e volentieri sono disumane. Cioè nel senso che non ti mettono nella condizione di godere veramente di un film, perché tu devi essere lucido. Pensate che il Festival di Cannes funziona per 3 ore, 4 ore di fila. Sì. E poi spesso sotto al sole, e poi riesci a guardare il film. Adesso ti puoi appigliare ovviamente a tutta la tua razionalità, a tutta la tua buona fede, però dopo già una settimana, perché i festival del cinema durano 2 settimane in generale, cioè dopo una settimana inizi ad accusare il corpo, sì. Soprattutto perché dormi male e mangi di melma, quindi diciamo che il tuo corpo non riesce nemmeno a ristorarsi in qualche modo. Sì, perché non è neanche il tempo, immagino, di uscire dal festival per mangiare qualcosa e per poi ritornare dentro. Dovrai sempre stare lì, immagino. No, ma poi soprattutto, cioè, o se vuoi mangiare decentemente devi avere un super budget. Nessuno mai ha un super budget, cioè a un certo punto devi accontentarti del tramezzino, del panino, sì, cioè sì, di certo. Questo che devi vivere a una certa, soprattutto in un festival come Cannes. Venezia è un pochino più abbordabile, definiamolo così, però Gabriella, non abbiamo più l'età per fare queste cose, mai avuta ammetto di averla mai avuta. Però sono belle esperienze, no, sono assolutamente belle esperienze, quello è vero. Poi guardarlo in quelle occasioni, un film di quel tipo fa tanto, fa veramente tanto, è molto bello. Ma quindi c'erano tutti in sala? Sì, c'erano tutti, c'era sia Eggers che Dafoe che Pattinson, che si sono fermati e hanno fatto una mini conferenza in quel momento, anche perché la Kenzen, che appunto è una sezione parallela, è aperta un po' a tutti quanti, non è aperta solo ai giornalisti, come invece il programma di Cannes. Ci sono anche diversi altri accrediti solo per la Kenzen, sono un sacco di studenti, quindi è molto interessante. Infatti consiglio spassionato, se vi trovate a fare il Festival di Cannes, vi dovete buttare sulla Kenzen e sulla Semaine de la Critique, perché poi escono, sono i film più particolari che difficilmente vedono la luce del giorno nelle sale italiane, quindi avete delle grandi occasioni, mentre il programma bene o male di Cannes arriva. Sì, sì, sì.
sì, sì, sì. Arriva il concorso, soprattutto il fuori concorso, voglio dire, cioè non è andata al Festival di Cannes per vedere Top Gun. Ecco, il come no? Quello, come no? Andate a vedere Top Gun e basta. Top Gun, io ho un trauma infantile, tu devi sapere che io ho due sorelle molto più grandi di me, ok? E appassionate di Top Gun, appassionate di Top Gun, e mi hanno costretto a vedere quel film 26 volte. Io c'avevo 26. Non mi è piaciuto neanche la prima volta, mi è piaciuto. Pensa alla 26esima quale istinto omicida è emerso in me. Quando ho visto adesso sto nuovo Top Gun ho detto no. No, è stato, cioè, ho avuto tipo il post traumatic disorder che è venuto fuori di nuovo, capito? Tutto il ritorno del rimorso, altro che The Lighthouse, cazzo. La follia era lì vicina a me quando ho visto il trailer. Beh, però io The Lighthouse. Io in realtà Maverick, credo Top Gun Maverick, una cosa del genere. Maverick. Lo voglio andare a vedere solo per vedere. No, lo voglio andare a vedere perché minchia, cioè li guida veramente quei caccia, cioè proprio le scene sono registrate veramente. Fuori di testa, chi se ne frega. Beh, ma vabbè, Rick, dai, cioè, Rick. Se siamo nel 2022 e gli aerei ci sono da 130 anni, non è che adesso Madonna santa. Guarda che, cioè, vi ricordo che Tom Cruise è un mangia placente, cioè nel senso, ricordatevelo, forse guida anche gli aerei, però è Scientology, cioè nel senso, lasciate perdere, ragazzi. Beh, mi piace però come fai finta di odiare Tom Cruise, quando in realtà sappiamo tutti che fra i tuoi film preferiti c'è Tom Cruise. Vanilla Sky. Oh cazzo, Magnolia. Vanilla Sky, L'ultimo Samurai, cioè, c'è un sacco di film che io adoro. No. Però lui ho mangia placente, cioè nel senso, e questo mi basta, questo. Tutti hanno dei pregi. Che devi dividere, no, la persona dall'artista, effettivamente. È vero, sì, è vero. Ho visto anche ho visto la settimana scorsa che era un film che colpevolmente ho snobbato per anni, Eyes Wide Shut, che è bellissimo, cazzo, è bellissimo. Ma dai, non l'avrei mai detto. Non, a me è piaciuto tantissimo Eyes Wide Shut. Grande, cioè non pensavo l'avessi mai visto, ecco, insomma. No, guarda, ti giuro, colpevolmente l'ho snobbato per un sacco di tempo. Pazzesco. La cosa peggiore di tutte, vabbè, qua non apriamo la diatriba perché sennò, però la cosa migliore del film è che è il commento di Ari quando c'è quella prima sequenza in cui c'è Nicole Kidman nella perfezione di quella scena e fa "Ma la sei brutta". E ho detto no, ascolta, dai. Ari, capito. No, cazzo, Ari. Io ho capito, va bene tutto, ma cazzo. No. Ed è partita la discussione sui canoni di bellezza femminile. No, cioè, ma poi soprattutto in quel periodo, cioè, lei è veramente una vampira. Lei era la vera vampira, sì, sì. Incredibile, sì, di una bellezza veramente fantaeterea lei, no. È vero. Anche in The Northman secondo me tiene botta, solo che è anche un po' di silicone che tiene molto botta attualmente. Beh, lei, possiamo dire, se parliamo di criteri estetici, lei purtroppo i due interventi di plastica che si è fatto, cioè si è fatta secondo me l'hanno rovinata, l'ha proprio stravolto, ha proprio stravolto i lineamenti. Sì. È uno di quei casi in cui dici, ma è come con la Bellucci quando fece il suo intervento, mi sembra le labbra gli zigomi, dici uno non ce n'era bisogno, due ti stravolgi i lineamenti, quindi sono rimasto un po' di sasso. Però lei, a Fede non è piaciuta l'interpretazione della Kidman in The Northman, a me non è dispiaciuta, ci sono due o tre scene che sono abbastanza angoscianti secondo me, ma anche perché sono due o tre scene alla fine, cioè sì, ma infatti esatto. Io metto che non mi è piaciuta solo per una scena in particolare, infatti diciamo è un po' un mio bias, quando l'ho vista brandire la spada e cercare di combattere ho detto ok, Nicole Kidman non è fatta per simulare un combattimento, per fingere questa rabbia. Sai che su questa cosa ci ho pensato pure io, ho detto adesso arriveranno le persone che diranno che la spada non si impugna era un po' comunque era molto impostata, esatto, era un po' eccolo lì oh no, perché la spada non si brandisce così, non si fa, ma guarda che in realtà ti faccio vedere io come tengo l'Elsa, come si banna sto stronzo, aspetta. Polizia di StreamYard, pigliatelo. Voglio vedere Fede a combattere con Nicole Kidman con una spada. Nicole Kidman lo fa. No, Fede, se mi dà una zigomata mi mette KO. Però con la spada fa molto. No, Fede, no, questo è body shaming. No, gli zigomi di Nicole. No.
No, era l'unica cosa che non mi era piaciuta. Per il resto io devo dire che forse è una delle cose dove bisogna sempre stare un po' attenti adesso, ritornando un minimo serio, ovvero la differenza fra come è stato costruito il personaggio e quella che poi è stata la sua interpretazione. Perché per esempio, adesso visto che possiamo parlare di The Northman, a Rick per esempio non è piaciuta l'interpretazione di Skarsgård, perché, perché secondo me anche lì ad alcune persone potrebbe non essere piaciuta, perché magari Skarsgård non è un attore che lo fa impazzire, o magari perché non si aspettavano quel tipo di interpretazione. Poi magari io ho visto un po' di dietro le quinte, ho visto quanto veramente si è fatto il culo per fare quella parte lì e la sua trasformazione fisica per essere così veramente infenririto, mi viene da dire, questa trasformazione da uomo bestia a uomo lupo, però posso capire che magari ad alcune persone può non essere piaciuta. Io l'ho apprezzata, ma solo perché magari non posso avere un altro punto di riferimento, cioè non riesco a pensare ad un altro attore che magari poteva essere adatto per quel tipo di parte lì o per quel tipo di interpretazione. Magari io posso capire che non è un'interpretazione da Oscar, però magari perché il personaggio comunque doveva essere così. Magari il personaggio doveva avere questo tipo di impostazione molto più seria, non con così tanta espressività, però con una grandissima trasposizione invece del corpo, dove il corpo comunica praticamente quasi tutto quanto, c'è bisogno pochissimo del dialogo, e quello io l'ho apprezzato. Magari non posso dire che fra i miei registi attori preferiti, però l'ho apprezzata. Questo è un po' fra tutti gli attori all'interno di The Northman, cioè un film molto fisico, recitano moltissimo col fisico e grugnisce per lo più Skarsgård, assolutamente, così come a me quello che è piaciuto veramente tanto, mi ha molto sorpreso, Ethan Hawke. Cioè, Ethan Hawke fa una trasformazione nella sua voce, mi ha veramente molto molto sorpresa, è stato veramente Guarda che Ethan Hawke è un attore estremamente versatile. Sì, concordo. Però ha avuto poche opportunità di far vedere questo suo lato. Spero che sia un attore, vero, che in questo decennio riprende un po' cioè è fantastico lui. Lo vorrei vedere in inglese, film qua. Lo vorrei vedere in inglese. Voi l'avete visto in italiano? Qua nel cinema che abbiamo vicino a noi lo fanno solo in italiano. Però per esempio so che a Padova, vicino a dove abita un mio amico, fanno i film anche in inglese, una proiezione, quindi me lo voglio andare a vedere in inglese. No, guardatelo in lingua originale. Adesso non voglio fare la persona, l'italiana, che dice che... No, ma se fosse per me li guarderei sempre in lingua originale, che purtroppo non ho la possibilità. Non è vero, però ci sono alcuni film dove secondo me è fondamentale, soprattutto quando ci sono queste trasformazioni molto molto importanti. Per esempio, guardando le clip in italiano, i trailer, cioè è completamente diverso il doppiatore che hanno messo a Skarsgård, non ha assolutamente senso. Sì. Cioè, fai perdere tanto di quello che ha fatto l'attore in quel caso, perché c'è proprio un cambiamento vocale molto importante. Probabilmente Skarsgård in quel caso gioca anche molto col suo accento originario, poi, no? Perché il film è ambientato in Islanda, però magari accentua molto il suo accento più nordico. Sì. Ecco, è un peccato, perché ecco, pure Ethan Hawke, c'è la scena dell'iniziazione, definiamola così, di lui con Hamlet da piccolo, che è veramente straordinaria. È davvero quello che fa Hawke con la voce. Per un attimo ho pensato, mio Dio, non è la sua voce. Cioè, come ha fatto, ma poi anche lui lavora molto col corpo, quello l'avrete visto anche voi, ha fatto un super lavorone, mi è piaciuto. È stata, non perché anch'io sono convinta che Hawke con i ruoli giusti possa dare molto molto di più rispetto a come lo vediamo sempre inquadrato, per dire. Sì. Però mi ha piacevolmente sorpreso, sono stata molto contenta per lui, perché è davvero, nell'ultimo periodo sta lavorando benissimo. Lasciando perdere. Magari, però anche Moon Knight è molto interessante. Infatti ti volevo chiedere di questo, come è stata, perché io non l'ho visto Moon Knight, quindi volevo chiederti un parere. Ma su, sai, la serie è un pochino anonima secondo me, un po' ha questi episodi che hanno questa struttura un pochino ridondante. Però per esempio lui spicca quasi più lui di Oscar Isaac, con tutto che Oscar Isaac fa un ottimo lavoro. Comunque anche quello è una serie che un po' devi guardare in originale, perché capisci il gioco di accenti che fa Oscar Isaac tra Steven e Mark, per dire. Però è molto molto figo il personaggio di Hawke. La serie invece è un po' monotona. Io devo dire che il protagonista di The Northman non mi è particolarmente piaciuto, perché è un po' Skarsgård.
Allora, rispetto, la battuta ci sta, lui rispetto ai fratelli e al padre è quello meno bravo. Perché per esempio già a te piace Bill oppure Gustav, a te piace Gustav Bill? Scars, secondo me Bill è molto bravo. Mm-hmm. Okay, e che adesso Bill lo stanno un po' mettendo sempre nei soliti ruoli, però gli stanno sempre a fa un po' le solite cose. Secondo me quello più bravo e Gustav, Skarsgård è veramente straordinario, certo. Infatti in lui nel suo ruolo in Vikings in Floki si rimaniava tutti quanti, mamma gli altri mia, che roba. C'era 10 spanne sopra, era una roba incredibile. E forse quello che ha preso di più lo stile dal padre, da Stellan Skarsgård, perché comunque Stellan Skarsgård viene dal teatro, ha fatto tantissimo cinema, attore feticcio di von Trier e no, insomma, Alexander è il bello. Sì, è l'Hemsworth della famiglia Skarsgård, magari. Non particolarmente sì, talentuoso, però ha la fisicità adatta di un attore. Se tu vedi anche la filmografia, cioè, sono negli ultimi anni che ha cominciato a prendere dei ruoli più seri, ma lui ha sempre fatto il bellone. Sì, ha fatto sempre anche Tarzan, no? Che ha fatto Tarzan, sì. Ha fatto True Blood era... ha fatto anche True Blood, insomma, non esatto, Stellan in Dune, mamma mia che bravo nel Barone Arconen, mamma tanta mia roba. Bravissimo, ma Stellan Skarsgård, cioè, insomma, voglio dire, ripeto, il figlio che più ha preso dal padre secondo me è Gustav, perché a volte me lo ricorda molto nei ruoli che fa, e meriterebbe molti più ruoli Gustav Skarsgård, e che obiettivamente è anche quello meno bello, perché Stellan Skarsgård quando era giovane era un uomo bellissimo, era molto molto bello. Sì. Comunque lui ha un botto di figli, non so se lo sapete, cioè ha tipo due tutti mogli attori. Tutti attori. Cioè ha un botto di... no, forse solo le figlie, perché anche due figlie, mi sa che le figlie non sono attrici, ma lui ne ha tipo anche dei bambini molto piccoli, sono tipo 7-8, è una roba incredibile, è un uomo che non ama la televisione, giusto così. Si è assicurato che anche la sua prole cercherà di portare il pane in tavola, quindi... Esatto. Per tante generazioni. Per tante generazioni. E invece riguardo Willem Dafoe, nonostante magari abbia fatto una parte che non abbia avuto un minutaggio così importante all'interno del film, come ti è sembrata la sua performance? Ma io credo che Willem Dafoe sia di quegli attori che è impossibile che faccia una performance di merda, possiamo dirlo, cioè è una, in quei pochi minuti però ti rimane dentro. Sì. Sei proprio, è completamente pazzo, lui ha proprio gli occhi da pazzo, è completamente pazzo, io lo amo, è una persona adorabile. Veramente adorabile, tra l'altro, non sembra, perché Willem Dafoe ha quello sguardo che ti mette costantemente a disagio, ma vi assicuro, perché l'ho incontrato diverse volte, sì, anche perché lui vive più qui in Italia praticamente che altrove. Sì, vero. Sì, dove è? A casa a Trastevere, se non ricordo male. Ah, proprio a Trastevere, ok. Sì, se non ricordo male, sì. Comunque bazzica un sacco di festival, sì. Spesso come ospite, è una persona gentilissima. No, è Willem Dafoe, non Willem, con la E. E Dafoe, ed è straordinario, è un attore straordinario, è anche una persona molto molto interessante, sempre disponibile, gentile, e dove lo metti sta bene. Dove lo metti sta letteralmente bene, anche per 5 minuti, proprio, non è proprio importa. Il caratterista, è riuscito a risollevare film altrimenti molto molto bassi. Mi viene in mente c'è quel film cos'è che è My Son, What Have You Done, quello con anche come cazzo si chiama, quello di Boardwalk Empire. Vabbè, My Son, What Have You Done. Oddio. Ah sì, eccolo qua, del 2009. Ah. Ok, d'accordo. È con, sì, con Michael Shannon, ma dai. Di Herzog. Ah, okay. Di Herzog. È un film che ha del potenziale, però secondo me non rispetta le aspettative. Però i due attori, uno è Willem Dafoe e l'altro Shannon. Michael Shannon. Tutto il film. Willem Dafoe è uno di quegli attori che semplicemente per la faccia che ha riesce a conquistare tutti i ruoli, cioè non puoi farci nulla, è un dono quello sì, lì, sì, non sì, puoi sì. farci nulla, cioè nel senso, ce l'hai, stop.
Che poi tutti sono ossessionati dal fatto che lui dovrebbe fare il Joker, poveretto. Credo che sono anni che lo assillano con questa domanda. No, lo dice. È troppo vecchio. Lui lo dice assolutamente. Sì, adesso è troppo concordo. È vero. Però avrebbe il volto perfetto. È vero. Che super attorone. Veramente un super attore. In qualsiasi è super versatile. Come giustamente dicevi tu, Rick, quello che ha risollevato la figura del caratterista. Perché a un certo punto il caratterista sembrava quasi una cosa negativa. Invece Dafoe riesce ancora a essere incredibile. Poi, come giustamente diceva qualcuno, cioè, è passato da ruoli assurdi, no? Appunto dal Goblin a Van Gogh, funziona sempre benissimo. Però sono d'accordo con voi ragazzi, cioè sui set è importantissima l'armonia che si viene a creare e soprattutto quella fra gli attori, perché a volte, cioè, sono proprio gli attori che possono fare quei film che magari non funzionano benissimo. Se un attore ci crede, ci credete anche voi, e secondo me questa è una grande cosa di The Northman, cioè perché hanno tutti grande fiducia in Eggers, è quello che fa un bravo regista, una brava regista, cioè mettere gli attori in una condizione in cui mi sento, cioè sono completamente nelle tue mani. Completamente, cioè, per fare un film appunto già come The Lighthouse ti devi completamente affidare al regista e credere a quello che stai facendo. Secondo me in The Northman questa cosa avviene veramente tanto. Sono stato infatti giullare di corte. Infatti sono stato molto contento di vedere così tanti attori di spicco all'interno di un film di Eggers, perché da una parte comunque io avevo, non voglio dire la certezza, comunque ero contento di vedere un regista comunque che stava crescendo così bene avere la possibilità di mostrarsi su un pubblico più ampio. Infatti, come dici anche nella tua recensione, Gabriella, che tu parli, questo forse può essere considerato il film, non voglio dire più mainstream, però il film più vendibile in una scena più ampia del cinema, e sono assolutamente d'accordo con te, ma al tempo stesso credo che sia riuscito comunque benissimo a mantenere la sua impronta senza doversi snaturalizzare troppo per cercare di essere più potabile per un pubblico più ampio. E il fatto di avere così tanti attori all'interno che lo aiutassero ad avere una cassa di risonanza più grande, che quindi attirassero un po' più di gente, spero che abbiano riscoperto comunque anche un regista del genere, che quindi abbiano avuto voglia di recuperarsi gli altri film che lui ha fatto. E ovviamente però, quando hai un film di questo tipo di portata, possono esserci un po' delle problematiche, possono esserci delle cose molto più difficili da gestire, perché comunque ricordiamoci che questo film è uscito adesso, per noi in Italia è uscito il 21 di aprile, però loro, se non mi sbaglio, hanno cominciato le riprese tipo verso fine 2019, inizio 2020, credo forse inizio 2020. Qua la prima cosa è la pandemia, probabilmente. Sì, infatti, purtroppo a causa della pandemia loro hanno dovuto, diciamo, ricalibrare tantissime spese interne. Infatti il film, una parte è stato anche autofinanziato da Eggers stesso, per cercare di colmare quello che era il budget del film, che quindi la casa di produzione aveva dato a disposizione, e poi quello che lui invece ha dovuto metterci dentro per colmare tutte le spese aggiuntive. Poi anche una cosa che in alcuni casi, per assurdo, l'ho notato anche io, che la fotografia comunque mi è piaciuta veramente veramente tanto, è proprio libidine per gli occhi. Si nota che in alcune scene effettivamente c'è un uso della CGI che non sembra per forza qualcosa di volontario per Eggers, perché un altro aspetto che io apprezzo molto suo è che è molto pratico lui, è un attore estremamente pratico. Anche in The Lighthouse praticamente non ci sono effetti speciali, che io sappia, forse magari ce n'è qualcuno per qualche frame, ma in generale sono... Dafoe, quando diventa tritone, esatto. Qualche prop, qualcosa Vero. È stata fatta digitalmente. Che non sapevo se erano tipo degli animatronics o se erano delle maschere, ma forse dovrebbe effettivamente CGI.
AI. Mix. Ah, forse ormai un mix. Si fa molto così. Sì, sì, tantissimo. Ormai si cerca di mixare tanto. Il sì. Gabbiano, probabilmente anche il Gabbiano in CGI. Ah, ok, d'accordo, d'accordo. Quindi un uso veramente, veramente minimale. In questo film qua si nota, per chi poi avrà la possibilità di vederlo, che c'è un uso molto più ampio, soprattutto per alcune ambientazioni di largo campo, quindi che ne so, di alcune scene in mare, di alcune scene soprattutto, che secondo me una delle scene che si salvano, comunque che sono estremamente eccezionali, è quando la cavalcata della Valchiria, che secondo me è tra le scene più potenti del film, che è una roba veramente sublime. Volevamo parlare della polemica sul fatto che la gente fa: ma perché la Valchiria ha l'apparecchio ai denti? E tu sai, dici cosa è successo alla tua genetica? Cosa è successo alla tua che casino ha fatto il crossing over su di te? Cioè, ragazzi, quelli sono, diciamo, sono i lati positivi e negativi di quando hai un pubblico molto molto più ampio che guarda il tuo film. Esatto, bravo. E quello è l'aspetto negativo. Sì. Io per esempio mi ricordo quando ho guardato Midsommar, c'è la scena sia quando lei si dispera, con le altre ragazze che piangono all'unisono, sia quando lui c'è la scena di sesso con la ragazza. La prima cosa che ho pensato è che adesso questo film lo andranno a vedere anche persone più giovani o comunque un pubblico, diciamo, e diranno: oh, che cringe, un certo tipo di cinematografia, e rideranno. Ah, che cringe questa scena qua. Rideranno. E infatti molti ragazzi che mi seguono mi hanno detto: Gabriella, è arrivata a quella scena, la gente rideva. Ecco, perfetto. Classicissimo. Perfetto. E sì, anche qui la Valchiria è sicuramente una di quelle cose che le persone troveranno. No, perché qualcuno in chat diceva: ma è di nicchia, è molto di nicchia il fatto delle scanalature sui denti. Però ragazzi, cioè, ma ti verrà il dubbio che non può essere un apparecchio? Io non dico di sapere quella roba lì, ma il fatto di scrivere in giro: beh, ma i vichinghi non avevano l'apparecchio ai denti, ma porca puttana, cioè, nel senso, ma ti verrà il dubbio, dici, ma forse non è un apparecchio ai denti, prima di fare invio sul tuo commento. Cioè, ho letto dei commenti in questi giorni, tipo sotto il Corriere, io mi ricordo, fatto in giro, cioè, sì, in uno degli articoli del Corriere, a un certo punto ho avuto la malaugurata idea di andare a guardare i commenti, e c'era gente lì che diceva: ma ai tempi dei vichinghi non c'era l'apparecchio. E tu stai lì e dici: ma che, a parte che non è vero, perché i primi esempi di odontoiatria noi ce li abbiamo anche ai tempi egizi, quindi non è assolutamente vero. Però d'altro canto, cioè, fai un minimo di ragionamento. E quindi Ma poi, come diceva qualcuno, scusami se ti interrompo, vai. Ma anche se fosse, cioè, in quel momento veramente stai pensando a quello? Cioè, c'è una scena così epica, così figa, cazzo, ma come puoi soffermarti sui denti? E poi della ti pensi, la scena procede, la Valchiria si ferma e fa Shashovakia. Perché non riesce. Scusi, devo cambiare gli elastici. Ma come puoi? In realtà quello è l'ingresso dell'odontoiatria nel Valhalla. L'odontoiatra del Valhalla si chiama Odontroralla. Gigi Mjolnir, ed è un bravissimo odontoiatra. Bello. No, guarda, incredibile. Esatto. Ma i cavalli in realtà non volavano verso il Valhalla, cioè, capito? Esatto. Bellissimo. Dottor Odino. Comunque non stiamo facendo spoiler, che qualcuno stava preoccupando. No. Scena che si non vede mi sembra nel che abbiamo fatto spoiler, cioè non mi sembra che abbiamo detto nulla della trama, no? No. Le scene di cui abbiamo discusso. No, sono tutti nei trailer. Prima vi facevo l'esempio con Midsommar, la scena di sesso, è roba di Midsommar. No. Abbiamo solo parlato di scene presenti nei trailer, tra l'altro, quindi non vi preoccupate, nessuno spoiler. No, esatto. Cioè, ovviamente... Che poi... Anche lì, obiettivamente, spoiler, cioè, se conoscete bene o male l'archetipo della vendetta di Amleto, diciamo che... Non è che c'è tanto da fare spoiler, però nel dubbio, insomma, uno non scende nei dettagli. L'ho letto anch'io, Rick. Anche lì ho letto delle robe. Robert Eggers ha fatto il suo Re Leone. Cioè, io non so, cioè, capisco. Però se la prima cosa a cui pensi guardando The Northman e Re Leone, mi viene a dirti: ma, cioè, senza andare al mito da cui si ispira Shakespeare stesso, ma è possibile che tu non abbia mai letto o visto mezza interpretazione di Amleto? Cioè, non lo so.
Beh, bello il Re Leone di Eggers. Non lo so, non... Sì, su quello c'è ancora molto dibattito, ovviamente. Non sono convinta da questa affermazione, però vabbè, ok. Lì sì, c'è ancora molto dibattito, e come ne ho parlato anche con Rick proprio subito dopo la visione, perché siamo andati a vederlo insieme il film, credo che anche lì una grande capacità del regista è essere in grado di prendere un archetipo, comunque qualcosa che magari può effettivamente attirare un pubblico più ampio, perché tu sai che può essere qualcosa di appetibile, perché sai che è un modello di narrazione che può funzionare. Certo. Però poi se tu, nonostante utilizzi un metodo così semplice, lasciatemelo dire, però comunque essere in grado di tirar fuori un tipo di storia che, per quanto possa essere stereotipata, anche se comunque secondo me ci sono dei particolari e diciamo degli elementi all'interno che lo rendono comunque abbastanza unico, abbastanza riconoscibile. Credo che comunque essere in grado di tirar fuori una storia, questo tipo di pathos, di tensione e questo tipo di interesse, soprattutto parlo per me, perché per 2 ore e 20 di film credo che non mi siano pesati neanche 5 secondi. Comunque bravo, questo esatto, questo dimostra comunque una grandissima capacità anche da questo punto di vista, ovvero di riuscire a prendere un modello molto semplice, però saper veramente tirar fuori quella che è la tua personalità. E quindi credo che solo per questo non possa essere minimamente criticato. Che poi non ti siano piaciuti alcuni elementi all'interno, non ti sia piaciuta, che ne so, la CGI, l'interpretazione di alcuni personaggi, o che magari, che ne so, il contesto in generale, lo posso anche capire. Però per l'utilizzo di questo archetipo in sé, secondo me lui ha fatto un ottimo lavoro. Capisco che magari sì. Poteva essere interpretato in mille modi diversi, ma questa è la sua prospettiva e io sinceramente l'ho apprezzata. No, esatto. Comunque, per rispondere in chat, c'è cioè una cosa che è emersa in chat, il nostro utente Giorgio, dicevo, molti come me sono ignorantoni di teatro, la prossima volta mi informo meglio prima di vedere un film. Non è questo il punto è che tu sai di partire da un punto di ignoranza e via dicendo, quando vedi qualcosa che ti lascia perplesso, prima di lanciare le sentenze bisognerebbe avere la prudenza di dire: aspetta un attimo, dopo aver visto il film provo un attimo magari a leggere qualcuno che ne sa di più. Non è questione di professoroni, è questione che magari ti mancano dei tasselli e dovresti perlomeno essere prudente. Poi sei liberissimo di dire il Re Leone, però a quel punto lì devi anche prenderti la perculata, cioè nel senso devi anche sapere che se fai una roba del genere ti becchi la perculata, è la regola del gioco, tutto lì, non è questione. Concordo, ma poi fermo restando che pure sul pubblico secondo me ci vuole questo tipo di lavoro, appunto, no? Essere sicuri di quello che si sta dicendo. Ma è una cosa che io, quando leggo colleghi magari scrivere cose di questo tipo, appunto un recensore, un critico, un giornalista, prima di azzardare cose del genere, cioè là doppiamente io rimango un attimo perplessa, no? Diciamo stupita dal fatto che il primo riferimento che ti viene in mente è il Re Leone, no? Quando assolutamente, cioè a livello di archetipo è diverso, è il Re Leone che come archetipo, come tante altre rappresentazioni, qualcuno citava giustamente Sons of Anarchy, riprende l'Amleto, perché appunto è esattamente quello. Poi c'è tutta la concezione ovviamente del padre e del figlio, del destino, del cognome, cioè sono tematiche che tra l'altro ultimamente stanno molto tornando nelle varie rappresentazioni, anche no, il peso delle responsabilità, le aspettative. Cioè recentemente la Disney ci ha fatto 2 film sulle aspettative dei parenti nei confronti delle persone più giovani. Sono tematiche che un po' stanno ritornando, sono tematiche universali che partono ovviamente da archetipi. Poi in realtà il film, a parte che a volte si discosta o gioca molto fra ovviamente la mitologia norrena, il classicismo, ma gioca anche con citazioni cinematografiche, letterarie, anche un pochino più recenti. Citavamo Valhalla Rising, cioè c'è molto di Valhalla Rising, obiettivamente c'è anche Conan il Barbaro, mi pare evidente che c'è anche quel tipo di omaggio lì, quindi è un film che si nutre di tante cose, di tanti aspetti insieme, ma sempre con la visione di Eggers, perché quella poi è la cosa importante, cioè non rinuncia mai alla sua visione, questa è la realtà. Sì, io li trovo dei film molto personali, e anche quello un aspetto che non è facile da trovare. Poi fortunatamente ci sono molte eccezioni, tipo se parliamo della triade, anche Pilla e Aster, io vedo che sono dei film che comunque hanno la loro personalità, si vede molto che sono legati al regista in sé. Per il resto
vedo che diventa sempre più difficile mano a mano che tu cerchi di creare una storia che sia diciamo più piacevole a più persone possibili. Tipo, se parli di molti blockbuster, se parli di molti film della Marvel, Marvel, diciamo, molti film supereroistici in generale, lì purtroppo vedo che c'è un po' questa mancanza, e mi dispiace, perché in realtà io sono convinto che in realtà tramite le prospettive di un supereroe, tramite, scusate, le storie di supereroi, in realtà un regista possa veramente tirar fuori moltissimo la sua diciamo la sua prospettiva. Però d'altro canto tu devi rispettare tutto quello che è le regole del fumetto, tutta quella che è la storia che devi rispettare, e quindi per carità è vero che può essere qualcosa di difficile, però non è qualcosa che vedo così spesso, anzi lo vedo sempre più raramente, ovvero quanto legata è un'opera rispetto al suo autore. No, è verissimo, ma ecco perché Eggers ti rimane impresso, così come Aster o Peele, cioè sono questi autori, soprattutto di cinema di genere, poi, che riescono a mandare avanti una propria visione, una propria poetica. Aster, tra l'altro, ha fatto dei cortometraggi che sono completamente fuori di testa, cioè sì. Ci sono delle opere di Aster che sono molto molto interessanti, anche molto molto pesanti, però hanno una visione non a caso, c'è una nuova generazione di cineasti, cioè con tutto che loro sono comunque abbastanza giovani, c'è una nuova generazione di cineasti che si rifà molto al cinema di Eggers e sì. Di Aster soprattutto, cioè pensate, recentemente è uscito Lamb, è molto quel tipo di concezione uomo natura, presente soprattutto in The Witch per esempio, cioè l'horror bucolico, chiamiamolo in questo modo, quel tipo di cinema lì. Adesso un paio d'anni fa era uscito Hansel e Gretel, anche quello si rifaceva moltissimo per esempio al cinema di Robert Eggers, oppure 2 anni fa è uscito The Vigil, che si rifaceva un pochino di più ad Ari Aster. Ah, non l'ho visto. Sono sì di Keith Thomas, che adesso arriva l'Incendiaria, lui ha rifatto l'Incendiaria. Chissà, io quando sento di una nuova trasposizione di King rabbrividisco. Aspetto solo che King dica che è un bel film, per sapere già che il film sarà sicuramente una merda, perché di base quando King dice un'ottima trasposizione, eccola. Io non so perché lo fa. Eccola che è il film. Non so perché lo fa. Tipo, credo che l'abbia fatto anche con It. Perché non capisce un cazzo di cinema. Cioè, sì, no, perché... sì, comunque basta vedere quello che ha fatto King stesso col cinema. Cioè, King è un grande autore, però King il cinema, con tutto che King deve tanto d'accordo al cinema, perché ha avuto delle grandi trasposizioni, no? Tra gli anni 80 e gli anni 90, ma poi gli anni 70 addirittura, ma poi a un certo punto... No, stiamo parlando sempre della stessa persona che non ha apprezzato Shining, che capisco che era molto diversa dalla sua visione, io lo comprendo, però dire addirittura che Kubrick aveva fatto una merda di film mi pare un attimino esagerato, ecco. Sì. un po' fuori out of the line, ma esatto. vogliamo andando in conclusione, vogliamo parlare dell'hype che c'è per il ritorno di maestro Cronenberg al body horror? Vogliamo parlare di quanto cazzo di hype cosa, c'è per questo cosa film? Vuoi dire a riguardo, Gabriele? Cosa vuoi dire? Sei contenta? No, io sono felicissima, perché io amo il Cronenberg body horror, cioè il fatto che lui abbia questo ritorno alle origini, tra l'altro così estremo, con quello che è sempre, sì, insomma, sì, Crimes of the Future, mi sembra veramente il regalo di Natale perfetto, magari sì, un po' prima. Aspetta, ma quando è che esce? Ma giugno. Allora, giugno in teoria. Ma da noi capito. Anche? Da noi ancora non lo so, io ho visto la presentazione a giugno. Beh, ma io vado all'estero, vado a guardarmelo, cioè non allora so, il film arriva in anteprima a Cannes, viene presentato nel programma in concorso al Festival di Cannes, quindi in Francia arriva il 26 maggio, i primi di giugno arriva in America, e non ho ancora capito se è la distribuzione italiana. Io lo voglio qui. E Cogito Studios, se lo vuoi? Cronenberg ai Cogito Studios, David, ti eccolo vogliamo. Qua, Crimes of Future, eccolo qua. Allora, qua mi dice negli Stati Uniti a giugno, quindi non ho altre informazioni a riguardo. No, in Italia non c'è ancora una data attualmente per l'Italia, però grazie a chi mi ha regalato l'abbonamento. Sì, sei abbonata Daily Cogito. Good job. No, cioè, nel senso, ragazzi, io devo vederlo immediatamente, io vado, prendo un aereo, vado a Chicago,
così vado a trovare anche Michele e guardo il film e torno a casa. Cioè, mamma mia. Che io devo dire, se Cronenberg mi farà cambiare idea su Kristen Stewart, come mi ha fatto cambiare idea Cronenberg su Pattinson, basta, per me è un genio indiscusso. Ma guarda, per me è un genio indiscusso. Però già la Rain ha fatto un ottimo lavoro con la Stewart in Spencer, non so se l'avete visto. No, io non l'ho visto. Secondo me, citando Kubrick, praticamente ha fatto la storia di Lady Di, però quasi in versione Shining. Ah, è ma un dai. Film bellissimo, è proprio l'anti-biopic, ecco perché ad Hollywood non se lo sono cacato di pezza, perché è completamente diverso da quel biopic palloso fatto sempre allo stesso modo, che invece gli americani amano da morire con quelle solite interpretazioni. Invece la Rain ha fatto un film, tra l'altro con le musiche di Greengrass, che sono qualcosa di clamoroso. Ha fatto un film che è bellissimo, veramente bellissimo. E lei, anche a me lei non piace, con tutto che lei pure lei ha lavorato con grandi autori, anche a me lei non piace, però in questo film fa un lavoro bravo, veramente bravo. La Rain è un regista che a me piace molto, ma in questo film ha fatto tanto. Spencer, fatto giusto? Dovrò recuperarlo. Spencer, recuperatelo. Ma dai, con Timothy Spall, ma dai, che ridere! Interessante. Timothy Spall, no, super. Che ridere. Per chi non si ricordasse, Timothy Spall è quello che tipo faceva crosta in Coda Liscia. Sì. Ma dai, ma che ridere. Sì, è bravissimo a fare il sidekick. No! È il maggiordomo. No! Okay. No, sei una brutta persona. Hai riso, quindi mi devi un tutunz, Fede. Anzi... Ecco, te l'ho fatto. Questo è il massimo che ti posso concedere. Deficiente. Bene. Allora, io direi che in conclusione, anche per chi si è connesso adesso e che magari per approfondire leggermente di più a proposito di film che noi stiamo aspettando, concludendo su Eggers, quello che voi vi aspettate invece su Nosferatu. Ma io sono, cioè, non so cosa aspettarmi. Secondo me, come già in questi altri tre film, per me Nosferatu non sarà un film come The Northman che si apre. Anzi, io mi aspetto da Nosferatu un film che ritorna un po' sulla scia di The Lighthouse. Potrebbe essere. Mi aspetto molto più quel tipo di lavoro da un Nosferatu. Sarebbe stupendo se alla fine veramente Willem Dafoe ritornasse, perché in realtà l'ha già fatto il Conte Orlok, ritornasse a fare il Conte Orlok, e lo trovo, non lo so, sono curiosissima, perché sono curiosa della visione di Eggers, cioè cosa vuole raccontarci. Sì. Si vede che è un appassionato di cinema, dell'espressionismo tedesco, ce l'aveva già dimostrato, però voglio capire qual è la sua visione, così come l'aveva fatto Herzog. Sono molto curiosa di capire quello che lui invece ci vuole dare. Sì, fermo sì, restando, sì. Insomma, secondo me è un progetto incredibile. Il problema è che è un progetto a cui stanno mettendo sacco i bastoni fra le ruote, perché ora sono senza un attore, dovevano cominciare a girare, invece non girano più, anche perché poi gli attori inevitabilmente, no, quando scalano i film, magari hanno preso altri progetti e quindi gli entrano in corsa altre cose e non possono più essere presenti sui set. Quindi lui inizialmente era fiducioso, adesso sta cominciando a perdere un po' di speranza. Chissà, speriamo bene, perché insomma sarebbe un grande, grandissimo progetto. No, infatti, io sarei curioso di capire se magari lui si vuole concentrare sulla figura stessa del vampiro, quindi proprio mostrare un po' più di introspezione, o farlo su Orlok, oppure farla su semplicemente su, che credo che ci sarà anche qua Anya Taylor, credo che ci sia, sì, ci sarà comunque, sì, ancora c'è anche, lei c'è anche qua, ci sarebbe anche qua. Esatto, sono molto curioso di capire quale sarà, diciamo, il punto focale nel caso. Anche voglio vedere se per esempio anche questo potrebbe essere un film in bianco e nero, se quindi proprio vuole fare anche, esatto, lì, esatto, capito, sarebbe super figo. Sì, sarebbe molto molto figo, secondo me. Sì. Tu invece... Però dipende sempre da quello che fai, per esempio. Herzog lo fece a colori. Sì, infatti. Tu, Rick, che però cosa... Però non è un film espressionista, scusami, chiudo. No, beh, sì, anche quello.
Ma io non so nulla di questo progetto, quindi non ho idea, so solo che c'è, ma non ho letto ancora nulla. A me piacerebbe, io ogni volta che sento la parola Nosferatu, a me piacerebbe vedere qualcuno, un po' come è stato fatto nell'Ombra del Vampiro, che però esatto. è un film che non arriva al potenziale che poteva raggiungere. Mi piacerebbe rivedere quella storia, perché credo che una bella discesa horror nella storia del cinema sia quella. Ci sia un sacco di roba da raccontare, peraltro ci sono un sacco anche di creepypasta che sono intorno a quella storia là, il fatto che secondo alcuni Murnau ha veramente assoldato, cioè Max Schreck era un vampiro. Porca miseria, ci sono un sacco di storie nell'Ombra del Vampiro, sì. Questa roba qua si subodora, però ripeto è un film che molto delicato. Sì, è molto delicato e quindi però... è un peccato, ecco. Vale la pena da vedere per Malkovich e Defoe insieme, secondo me. Cavolo. Che è successo? Mi sa che si è bloccato. Ah, Rick si è bloccato? Sì, è bloccato Rick. Ah, ok, sì. Si è frizzato Rick. Malkovich è anche un attore, anche quello che ha fatto delle parti eccezionali, ma secondo me non ha mai avuto dei ruoli che veramente siano stati in grado di metterlo veramente alla prova o di dimostrare tutto il suo potenziale. Quindi anche lì potrebbe essere interessante. Ma secondo me sì, oddio, ci sono dei ruoli molto intensi, secondo me, anche già un essere John Malkovich, sì. Che negli ultimi anni non si sente molto meno Malkovich, si sente molto molto meno il nome di Malkovich, quello è vero, però no, dai, un po' di ruoli importanti, anche nelle Liaison Dangereux, per dire, no, li ha avuti un po' di ruoli comunque forti, che negli ultimi anni, secondo me, non si sente più tanto il nome di Malkovich, è vero. Quella è la realtà, cioè, mi piacerebbe rivederlo, perché per me Malkovich è uno di quegli attori che, ecco, come Willem Dafoe, cioè potrebbe recitare ad oltranza, eccoti. mi è caduta la connessione in tethering, rieccomi. No, perché purtroppo anche con questa monnezza a cui ha dovuto partecipare, poveretto, con l'ultimo I segreti di Silente, di Animali Fantastici, diciamo che... era una presenza che un po' mi dispiace anche per lui. Cioè, io e Rick abbiamo scherzato sul fatto che secondo noi un'espressione che lui ha fatto verso il finale del film, completamente di schifo, non era assolutamente programmata, ma era una sua vera reazione su quello che stava succedendo all'interno del set. io ancora non l'ho visto il terzo. Non ti perdi niente. L'aspetterò in un video, faccio prima, quando arrivo in digitale, ciaone. Non ne vale la pena. C'è Malcolm. Non lo sapevo, pensate, manco lo sapevo che ci fosse Malkovich. Ah sì, ma in teoria lui ha preso i panni di... Ma quello è Mikkelsen. Ho detto Mikkelsen. Ah, ma scusate. Scusate, ho confuso Mikkelsen con... Scusate. Ah, sei tu che hai detto Malkovich, Fede? Sì, ho detto Malkovich a posto di Mikkelsen. Sì, scusate. L'Alzheimer galoppa sempre di più. Però posso dire bello che, però, tipo, interessante. Interessante questo. Malkovich, posso dire che Malkovich ai tempi era la mia prima scelta per Voldemort. Davvero? Immaginate Malkovich. Malkovich in Voldemort sarebbe stato perfetto, il perfetto, sì, Voldemort. Sì. Ma quindi prima ti eri confuso, cioè quando dicevi che non c'era stato ancora un ruolo forte. Sì, non so perché intendevi Mikkelsen. Io nella mia testa stavo adesso pensando a Mikkelsen al posto di Malkovich, scusate, ho proprio Adesso ha senso, ecco perché non riuscivo a capire, no, perché ho detto Malkovich li ha avuti i ruoli importanti. Sì, Gabriella, devi sapere che ormai sono 2 anni che collaboro con Fede e io vedo la sua mente crollare giorno dopo giorno. Sì, ogni tanto emergono questi momenti drammatici, però bisogna accettarlo. Può capitare. So sorry. La mia mente fra un paio d'anni sarà ridotta a mezzo atomo. E niente, allora, beh, intanto volevo ringraziarvi tantissimo per questa bella chiacchierata che abbiamo fatto insieme, quindi grazie veramente, grazie anche a Rick di aver fatto il disturbatore, non ce n'era bisogno, ma grazie lo stesso. È il mio ruolo preferito. Noi ci dobbiamo girare i ruoli, quindi quando io non faccio rompicoglioni lo deve fare lui, c'è bisogno di questo bilanciamento. E quindi, mi sembra giusto. Certo, ringrazio quindi ovviamente anche Gabriele, spero che tu ti
si sia annoiata tantissimo. Ringrazio tantissimo anche ringrazio tantissimo anche la chat che ha voluto partecipare a questa bellissima discussione su Eggers, ma in realtà sul cinema anche un po' in generale. Abbiamo spaziato tantissimo. Io direi che, se volete, possiamo anche concludere, perché ognuno di noi avrà un po' le sue cose da fare. Quindi grazie ancora a tutti quanti per aver partecipato a questa live, grazie a tutti quanti per gli abbonamenti, che purtroppo me ne sono persi alcuni, quindi ringrazio tutti quanti, grazie comunque. Li ho ringraziati tutti in chat, bravissimo, mentre lo bravissimo. Facevano tranquillo. Quindi grazie mille a tutti quanti, spero che vi sia interessato. Noi ci vediamo domani alle 18, giusto Rick? Ci vediamo domani alle 18, credo. Sì, esatto, sì. Esatto, okay. Esatto, domani alle 18, per chi è a Torino ci vediamo questa sera agli Hiroshima Mon Amour. Esatto. E basta, niente. Gabriella, grazie mille, è stato un grande piacere. Grazie a voi, è stato un super piacere anche per me. Grazie a voi, quando volete, insomma. E speriamo che magari avremo una possibilità di vederci anche dal vivo. Quindi, Dal vivo, infatti, certo. Assolutamente. Benissimo, ancora Fede, grazie a tutti quanti. Non dal fuoco agli studios, Vabbè, si può fare, tanto sono ignifughi questi. Quindi sono grazie ignifughi. Ancora a tutti quanti e noi ci vediamo presto, anzi ci vediamo domani alle 18. Ciao bella gente! Ciao! Ciao!